È dal 1990 che uso solo prodotti con oli essenziali BEC e non riesco a smettere, nel senso che non riesco a cambiare. Per quale motivo? Perché sono purissimi, estremamente puri. Sono un qualcosa che ha accompagnato tutta la mia vita, da allora ad oggi, che ha coinciso col diventare vegetariano prima, vegano poi, e scoprire quella che è la forza della natura. La natura è una forza incredibile che può, non soltanto come fatto di cosmesi, ma anche come fatto di cura. E oggi non è un caso che gli antichi si curassero con le erbe e non è un caso che i prodotti con le erbe hanno una potenza superiore ai prodotti chimici. Qui si producono, si pensano, si studiano, praticamente prodotto finito in maniera artigianale, i prodotti della BEC. E oggi per la prima volta vado a vedere come si realizzano. Già dall'ingresso si capisce che abbiamo a fare con la natura, anche perché la natura ci ha sempre guarito. Dobbiamo tornare alle nostre radici. Tu mi stai già guardando impaurita? Sì. No, sono arrivata. Perché? Sono qui. Ciao, buongiorno. Guarda che scappano tutti. Chi è che deve parlare? Tu non puoi parlare? No, io... Cosa fai tu né qui? Sono l'addetta al controllo qualità, però sono di sotto il laboratorio. Sì. E cosa vuol dire il controllo qualità? No, la prego, no. Cos'è il controllo qualità? No, io faccio il controllo microbiologico dei prodotti e prove di efficacia. Ah. E perché sono così efficaci? Mi piace fartelo dire a te che sei così timida. No, io divento bordo. No, la prego. È arrivato... Luca, sono impauriti qui. Io posso fare anche senza Luca, ma dopo Luca mi sa dire. Buongiorno. Buongiorno. Tanto per cominciare arrivi tu in ritardo e questo. Allora, da dove partiamo, Luca? Non lo so, fammi togliere il giubbotto. Vai, togli intanto il giubbotto. Vabbè, ma qui lo sai che è tutto verità, d'altra parte qui è così la cosa. Cioè, perché sono così efficaci? Dice, lei parlava di controllo qualità, questi sono i prodotti. Cioè, da dove partiamo? Da dove partiamo? Guarda, c'è una tavolata piena di prodotti, lì adesso arrivo. Cos'è questa la tavolata piena di prodotti? Sono quelle cose che stiamo sviluppando. Ma parliamo di quelli che ci sono, non del futuro. No, poi... questi sono adesso. Ah, ma c'è un nuovo marchio. C'è un nuovo marchio, esatto. E questo cos'è? GLDR, la Glové per le mani. Questo cos'è? La CRB. Questa la conosci? Ma conosco anche il resto io un po' riconosco tutto, tranne forse gli ultimi. Oh, ciao, buongiorno. Queste saranno le nuove immagini dei prodotti. Sì. Questi sono, questa è la linea tradizionale, questa bianca. Sì. Nella quale abbiamo solamente cambiato la grafica, ci sono qualche prodotti certo, nuovi, certo. Ma più che altro un cambio di grafica. E poi ci sarà una linea nuova che è biologica. Cioè? Perché gli altri non erano biologici? No, gli altri erano naturali. Biologici e naturali sono due concetti diversi. Ah, ho capito. Cioè, perché ad esempio io mi ricordo che Bruno mi raccontò che vi hanno dato la kosher. Sì, questo è, diciamo, il kosher riguarda il fatto di non contenere prodotti animali. E di essere fatti, che è un concetto diverso ancora, esatto. Diciamo così. E di essere stati fatti purissimi, perché mi disse che arrivò, sì, un rabbino con la limousine, certo, dicendo: vorrei vedere, siccome ho scoperto questi prodotti incredibili dalla Svizzera, noi vorremmo dare la kosher. E Bruno dice: cos'è la kosher? Non sapeva perché. Sì, la kosher è, diciamo, certifica il rispetto dell'alimentazione che è scritta nella Torah, quindi l'alimentazione tradizionale ebraica, sì, che prevede fondamentalmente essere vegetariani, diciamo, per risemplificarla molto, però questo anche, è il concetto. Però anche una produzione incontaminata. Perché sì, di cioè fatto non ci deve essere contaminazione nella produzione da parte di cose che non sono kosher, quindi che sono considerate impure. Certo.
Quindi diciamo, se uno avesse nello stesso stabilimento materie prime animali e materie prime vegetali, ecco, per la certificazione kosher questo sarebbe un grosso problema, perché c'è il caso di la possibilità di contaminazione fra le due tipi di materie prime. Adesso non abbiamo più la certificazione kosher, abbiamo sostituita con quella vegetariana, abbiamo il marchio qualità vegetariana sui prodotti, che è questo, esatto, che fondamentalmente garantisce le stesse esatto, cose della certificazione kosher. E, sì, ma non avete più la cosa perché non viene più interessata, nel senso non c'è più, diciamo, il mercato ebraico in Italia è abbastanza limitato e la certificazione vegetariana garantisce chi certo, segue di, esatto, quindi insomma, è però un marchio più riconosciuto per l'utente italiano. E questo, diciamo, questa certificazione è sui prodotti della linea tradizionale. Invece i prodotti della linea biologica, adesso siamo in corso di certificazione, avranno una certificazione biologica che fondamentalmente ha dei requisiti diversi. Diciamo, innanzitutto le piante che si utilizzano devono provenire da agricoltura biologica, certo, che prevede, diciamo, la cultura tradizionale come si faceva un tempo, quindi con le rotazioni cicliche dei terreni, senza usare fertilizzanti, senza usare antiparassitari. E una volta che la pianta è stata coltivata così, deve essere anche trasformata, perché chiaramente non è che dal campo esce l'olio già fatto o esce l'olio essenziale già fatto, no? Dal campo esce la pianta. Quindi la trasformazione, diciamo, dalla pianta alla materia prima che si può usare in un cosmetico deve essere fatta con certe procedure che non inquinano l'ambiente. Questo garantisce, diciamo, la tutela massima dell'ambiente, e la certificazione biologica si occupa soprattutto di questo. Cioè non è pensata per ottenere un estratto, diciamo così, della massima potenza, cioè più ricco possibile di principi attivi, ma è pensato per ottenere un estratto che non faccia danni all'ambiente, la cui preparazione non crei danni all'ambiente. Quindi sono due filosofie diverse, okay, diciamo. Allora, da un lato si mette al centro se stessi, cioè si cerca di ottenere il massimo beneficio della natura per sé, nell'altro lato si mette al centro l'ambiente, si cerca di ottenere prodotti che vadano bene per sé, però non facciano danni all'ambiente. Okay. Adesso cambio il bianco, la temperatura del bianco, perché sono entrato qui ed è diversa, okay, è un colore, diciamo, diverso, e poi dopo partiamo da quel manifesto. Allora, questo manifesto è un manifesto che mi colpì la prima volta nel 90, quando io arrivai alla Engel, cioè la riflessologia, tu mi hai detto quello è un manifesto storico, cioè la ricerca della causa invece di curare il sintomo. Sì. Diciamo che questo, diciamo, la filosofia di partenza con cui sono stati sviluppati i nostri prodotti fondamentalmente è di essere degli strumenti per il massaggio e per le terapie di tipo aromaterapia, riflessologia, quindi basate su una filosofia orientale di medicina, non di estetica. Un esempio, perché io do per scontato, se uno ha male, che ne so, uno qui il 16 va a vedere cos'è il 16 organi genitali, quindi ti viene un furuncolo qui, eccetera, è un riflesso dell'organo genitale. Ecco, questo è, per fare un esempio, certo, lo stesso nel piede, che ne so. Certo, lo stesso sarebbe nella mano. Nella mano, eccetera, perché c'è tutto poi il corpo, esatto. Quindi questi, diciamo, sono tabelle che sono utilizzate a scopo diagnostico, in realtà. Sì. I medici intelligenti, non i medici, è un modo per dai segni del viso o del piede o della mano risalire a quali possono essere disequilibri nel tuo organismo, che tu puoi andare a trattare facendo massaggi, facendo diete opportune, quindi cercando con la dieta, con il massaggio, con l'utilizzo di piante, anche assumendo delle piante per bocca, cioè, riequilibrare i tuoi organi anziché, diciamo, concentrarti sull'effetto. Cioè, il caso del foruncolo che dicevi prima, normalmente uno trova un foruncolo sul viso e cerca di coprirlo. Questa va a prendere la crema per il foruncolo. Che copre il foruncolo in modo che il foruncolo non si vede. Quindi la concentrazione è sull'immagine, è sull'aspetto. È sul sintomo. Il sintomo è questo, non curo la causa, vado a tamponare. Esatto. Infatti mi disse che una volta che uno aveva degli sfoghi nella pelle, andò da un dermatologo e glieli fece chiudere e morì. Cioè, perché? Perché tappò lo sfogo, è come se tu hai il pus, è uno sfogo, è qualcosa che esce di globuli bianchi che stanno combattendo contro i virus, muoiono ed esce il pus. Certo. Ecco, se tu copri il pus, tamponi, è come se tamponi un qualcosa, cioè, certo, quindi è il sintomo. E voi invece avete cominciato a pensare alla causa. Alla causa, certo. Quindi questo lo fai con prodotti che
ovviamente devono anche darti un risultato sintomatico, perché tu ti aspetti questo, se nel momento, certo, in cui sei arrossato, se il tuo organismo ha bisogno di sfogarlo quel rossore, però tu non sei disposto ad accettare che esploda ancora di più, quindi se vuole qualcosa che lenisca il sintomo, ma che vada anche ad agire sulla causa in modo che il sintomo arrivi a un vero miglioramento, non sia solo apparente e temporaneo. Certo. Diciamo, questo è un concetto diverso di sviluppare il prodotto, quindi devi cercare di sviluppare un prodotto che ti dà il risultato immediato che tu ti aspetti, ma che poi lavora realmente per riequilibrare il tuo organismo in modo che quel sintomo non ci sia più. Allora, io per fare un buon servizio a chi sta guardando debbo partire dagli inizi, nel senso che io la prima volta che arrivai, mi ricordo, io avevo un problema alla spalla, io arrivai alla Engel perché avevo un problema alla spalla e non la risolvevano nessuno. Portammo la madre di Gianni Morandi, perché lavoravo con Gianni Morandi alla Engel, e quella dopo una settimana mi dice: Morandi, ma sta benissimo. Dico: ma cosa fanno lì? Dice: ma no, sono roboli essenziali. Ed era la prima volta che sentivo parlare di oli essenziali. Quindi io oggi so tutto, però devo fare un salto indietro, perché chi chiaramente mi guarda in questo momento e ci ascolta non sa cosa sono gli oli essenziali. Ecco, cosa sono gli oli essenziali e perché sono così potenti? E io, questo l'ho detto anche prima, è una roba mia, cioè per me sono curativi anche gli oli essenziali. No, sono curativi gli oli essenziali. Sono curativi. Sono. Non sono. No, perché sai, una volta non si poteva dire, perché no, questo è un prodotto di cosmesi. In realtà qui si va bene. Noi lo usiamo in prodotti cosmetici, ma in Cina e in India gli oli essenziali vengono usati nella medicina normale, quella che loro è per loro è medicina. Quindi gli oli essenziali sono prodotti curativi, hanno delle proprietà farmacologiche reali. Poi uno può utilizzarli a scopo cosmetico o a scopo medicinale, ma le proprietà loro le hanno. Allora, dove nascono? Sono questi gli oli? Alcuni oli essenziali sono qua. Questi sono bozzettini di oli essenziali vari che noi utilizziamo a scopo di ricerca, quindi per fare piccole preparazioni, diciamo. Questa è salvia, tanto per dirne una. Questo è neroli. Ecco, ma ad esempio cosa c'è della salvia lì dentro? C'è il distillato delle foglie della salvia. Gli oli essenziali fondamentalmente sono delle miscele volatili di sostanze che sono contenute all'interno di alcune parti di alcune piante. Non tutte le piante hanno l'olio essenziale. Chi ce l'ha nel fiore, chi ce l'ha nelle foglie, chi ce l'ha nel legno. Quindi in alcune piante viene distillato il legno, ad esempio per fare il sandalo si distilla il legno, per fare gli oli essenziali di lavanda si distillano le infiorescenze, per fare quello di salvia si distillano le foglie. Quindi ogni pianta contiene l'olio essenziale in alcune parti anatomiche diverse, quindi ogni pianta ha la sua. Nella pianta queste sostanze, gli oli essenziali, servono fondamentalmente per la loro vita. Insomma, le piante non è che li sviluppano perché fanno bene a noi, no? Ovviamente. Certo. Di solito nella pianta servono da antiparassitari, ad esempio le proteggono dall'attacco di parassiti, che è uno dei motivi per cui possono far bene anche a noi, perché gli stessi parassiti potrebbero attaccare la nostra pelle. Quindi tutti gli oli essenziali, ad esempio, hanno un'elevata proprietà antibatterica e antifungina. Come proteggono le piante, possono proteggere anche la nostra pelle. Ok, quindi voi partite dagli oli essenziali, ok? Esatto. Per fare i prodotti BC. Dopodiché, come fai tu a sapere, ad esempio, il sandalo che mi hai fatto vedere, a cosa serve? Dove ci può aiutare? In quali cose può aiutare noi? Ma il sandalo, più che altro, ha delle proprietà a livello del sistema nervoso centrale, è rilassante, quindi non ha... Quindi gli integratori tranquillamente... No, quelli non usano il sandalo perché avrebbe un sapore non molto gradevole. In bocca, considera che questi vanno ingeriti, quindi il sapore che ti rimane in bocca... Cioè, il sandalo ha un profumo molto gradevole, ma il sapore non tanto. Quindi non lo si mette in un integratore perché non è una pianta normalmente commestibile. Quindi rilassa, dove lo metti? In quali prodotti? Lo si può mettere, ad esempio, in un prodotto da spalmarsi sul viso. La ad Golden. Esempio la Golden, in modo che uno abbia questa profumazione che comunque lo rilassa e quindi ha un effetto anche sul sistema nervoso, diciamo. Quindi la Golden, quella adesso no, qui non so se ce ne abbiamo di Golden. Ce ne dovrebbe essere forse una. No, non c'è. Ma la stanno producendo adesso, sai, la Golden, mi sa. La nuova Golden? Sì. Se vuoi andare giù. Perché è diversa? È diversa la confezione. No, sempre quella, sì. Sempre dorata. Sì, sempre. Esatto. Ah, come non male, non togliermi le certezze. È diversa solo la confezione, la stanno facendo in questo momento. Se vuoi andiamo giù a vederla. Andiamo a vedere la Golden. Credo che la stiano facendo. Ecco, perché la caratteristica è che tutto è qui dallo studio. Sta facendo la Golden lì sotto? La sì.
Possiamo andare a vedere allora. Andiamo a vedere che fanno la Golden. Stanno riempiendo la Golden e astuzzando lo stronful. Cosa stanno facendo? Riempiendo? Riempiendo una Golden e astuzzando lo stronful. Ah, allora andiamo a vedere che fanno la Golden. Perché la caratteristica è che tutto è fatto e prodotto qui, pensato e prodotto. Tutto è pensato. Non è delocalizzato in altri paesi, no. Come ormai fanno le fabbriche. Beh, diciamo che ormai le fabbriche non ci sono più, sono solo dei marchi ormai. Ah, dei marchi. Sono dei marchi con un creativo che si inventa una bella immagine, poi una serie di terzisti che fanno tutto il resto. Che però fanno tutto il resto allo stesso modo per tutte le aziende, quindi quello che ci differenzia sono il marchio, i prodotti dentro sono più uguali. Ci sono sempre alberi, è sempre... Eccoci qua. Qui siamo in mezzo alle macchine. Buongiorno. Buongiorno. La cosa... Qui, qui praticamente gli oli essenziali vengono mescolati. Dov'è la Golden? Questo veramente è un confezionamento. Queste sono le linee di confezionamento. Qua vengono fatti i prodotti. Che profumo. Peccato non si possa sentire, c'è un profumo incredibile. Qui ciao. Vengono mescolati, cioè vengono pesate le materie prime e vengono poi messe in queste macchine dove vengono create le creme, le... State facendo la Golden? La Golden l'abbiamo già fatta e la stiamo imbottigliando lì. Ah, di qua allora. Cosa state facendo adesso? La Terre des Soies. Ah, la Terre. La Terre des Soies. Dov'è? E dov'è? Queste sono. Materie prime della Terre des Soies. La Terre des Soies è una figata, eh. È una figata, sì. Cioè la Terre des Soies è... dopo poi li mostreremo, comunque beh, dopo li mostriamo e spiegheremo cos'è la Terre des Soies. Invece la Golden. La Golden è. Dov'è finita la Golden? Dov'è la Golden? Ciao! 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 Devi fare così. Ciao! Ciao. Oh. Togliamo il cavo! Ciao! Ehi, ciao! Questa è la Golden, viene. Questa è la Golden, barattoli vuoti. Ah, eccole là, l'ho già vista. Guarda che passo di qua. Eccola qua. La macchina si è messa a fare l'imbecille. Eh? La macchina qui si messa a fare l'imbecilloide. Queste le facciamo a mano perché abbiamo le confezioni nuove. Quindi le macchine devono essere aggiornate per usare questo nuovo tipo di vasetti. Le nostre macchine prima usavamo un vasetto diverso, quindi adesso vanno tutte riadattate. Sono un po' delicate. Se a me la cosa mi piace da mente, perché secondo te? Ah, c'ha tanti di quegli oli essenziali, ce ne sono più di 20. Bisognerebbe capire quale stimola in te qualcosa di... No, ti voglio raccontare una cosa che non so se ti ho mai raccontato. Ci fu una vostra estetista di Modena che aveva il ragazzo che lavorava in un'importantissima, non dico il nome, azienda chimica, quelle proprio marchi, quelli... E allora gli diede lo Strongful e disse: senti, io sto usando sto olio che piace un casino, che ma mi vuoi analizzare questo olio per capire che cosa c'è dentro? Dopo un po' questo tornò Coco e disse: scusa, ma questi pazzi scatenati a quanto lo vendono questo olio? E adesso io non so allora cosa costava, credo 70.000 lire, perché c'erano ancora lire. Dice: noi lo dovremmo vendere a quasi 1 milione. Dice: per quanti oli essenziali naturali puri ci hanno messo? Perché quando uno dice oli essenziali, molte volte sono oli essenziali chimici, non sono naturali delle piante. Quelli sono tutti naturali, sono tanti effettivamente, sono tanti come numero, anche come quantità. Questo è uno dei motivi per cui ad esempio non possiamo portarlo in Svizzera. Perché? Perché sa troppi oli essenziali. Cioè? Oltre una certa percentuale di oli essenziali in Svizzera sono considerati farmaci. E noi saremmo in pieno proprio, ce ne abbiamo 10 volte di più di quello che per loro è il limite. Oltre al quale sono farmaci, quindi a quel punto andrebbero trattati come se fossero farmaci, devi essere un'industria farmaceutica, devi fare sperimentazione clinica, ci vogliono centinaia di milioni di euro per portare un prodotto di quel tipo in Svizzera. Questo fa parte anche di una sorta di cupola che poi gestisce. Non sono dimagrito, sono te zitto. Ha detto che ti ha visto mia sorella al Rizzoli.
Cosa ha fatto Rizzoli? Tu, no? Lei aveva fatto l'anca, tu stavi facendo un giro con... c'erano altre due... stavi facendo qualcosa. Sono andato a Rizzoli con Emma Marrone. Sì, con la Marrone. Esatto, sì, a fare perché andava dai bambini, esatto, dai bambini. Sì, sì, abbiamo fatto questo giro. No, perché quando mi ho visto all'ospedale, non è vita che non vado all'ospedale io. 103.8, vai, ti non dico metti. Ok, quindi qui c'è tutta la produzione. Aspetta. Quindi qui si fa produzione, confezionamento, materie prime le troviamo in magazzino che sta sotto e sopra c'è la parte di ricerca. Quindi tutto viene fatto qua dentro tranne il materiale di confezionamento, le scatole, i tubi ovviamente vengono da aziende esterne, quindi compriamo i tubi di plastica e le scatole di carta e poi li confezioniamo. Sì, quindi è l'unica cosa che prendete dall'esterno, oli essenziali naturali. Esatto, da dove arrivano gli oli essenziali? Questo dipende da qual è, ad esempio il sandalo viene dall'India ovviamente perché cresce solo là, esatto. La lavanda viene dalla Provenza, la lavanda Barrem, quella che usiamo noi, quella che viene dalla Provenza. La salvia e molti altri oli essenziali sono italiani, quindi tutte le piante che crescono in Italia e vengono prodotte, dei quali gli oli essenziali vengono prodotti in Italia, le compriamo in Italia, però ci sono piante che sono specializzate, diciamo, di quali alcuni paesi sono specialisti, ad esempio i paesi Bulgaria, Ungheria, sono specialisti in alcuni oli essenziali, tipo la rosa bulgara che è della miglior qualità del mondo, quella che cresce là, per cui cerchiamo di prendere il meglio in giro per il mondo. Sì, è abbastanza buio, non c'è nessuno. Che cos'è questa? Perché è chiusa? È chiusa perché questa è una camera sterile. Qui produciamo gli integratori alimentari. Siccome sono totalmente privi di conservanti, sono completamente naturali, privi di conservanti, per garantire che abbiano un tempo di conservazione che non sia una settimana, perché altrimenti sarebbero invendibili, quindi tempi di conservazione lunghi, dobbiamo confezionarli in condizioni sterili. Quindi in pratica usiamo materie prime di altissima qualità che non contengano carica batterica e vengono prodotti in atmosfera controllata dove non c'è umidità, cioè l'umidità è bassissima e dove non c'è carica microbica. L'aria dentro questa stanza viene filtrata da dei filtri assoluti che sono nel soffitto, quindi è un'area tipo quella della sala operatoria, funziona come una sala operatoria, aria sterile che lava tutto l'ambiente interno e permette di confezionare in pratica in assenza di carica batterica. I prodotti vengono sigillati dentro questa atmosfera, di conseguenza non sono contaminati, possono durare anche 18 mesi, 24 mesi senza conservanti. Quindi questo permette di avere, a parte, condizioni igieniche straordinarie per il prodotto e poi un prodotto che si conserva bene in assenza di conservanti, dando tutte le sicurezze. Ora però il fatto che abbiano queste condizioni di produzione fa sì che questa produzione non può andare in continuo, quindi è una camera che viene accesa, deve essere accesa qualche giorno prima perché si abbia un riciclo dell'aria sterile e quindi l'igienizzazione di tutto l'ambiente, poi devono essere fatte delle analisi microbiologiche di tutte le superfici in modo da garantire che dentro l'ambiente sia sterile e poi si può iniziare la lavorazione che in genere dura un mesetto. Lavoriamo gli integratori alimentari quando smettiamo di produrre cosmetici, perché c'è un'incompatibilità legislativa, cioè in realtà non si potrebbero fare integratori alimentari e cosmetici nello stesso posto. Perché? È per legge, sono due tipologie di prodotti che non possono coesistere. Ci vorrebbero due stabilimenti diversi fondamentalmente. Ma sono due stabilimenti diversi, se questa qui è igienizzata, con la gente c'è sotto stanno producendo. Cioè, lo so, la legge sai com'è, fatta un po' a scaglioni, no? Certo, di conseguenza il modo che noi abbiamo trovato legale per farlo è avere produzione alternata nel tempo. Quando produciamo cosmetici non si fanno integratori, quindi la produzione è spenta. Quando smettiamo di produrre cosmetici cominciamo a produrre integratori, quindi noi abbiamo cicli di produzione alternati, cosmetici, integratori, in modo da poter fare entrambe le cose nello stesso stabilimento. Ma rimanete senza ogni tanto di qualcosa? Beh sì, ogni tanto qualche prodotto finisce, certo, perché abbiamo questo obbligo di cicli alternati, non possiamo produrre in continuo né l'uno né l'altro. Okay. Quindi... Tu che cosa fai? Formule cosmetici. Formule cosmetici? Sì. Quindi tu cosa hai fatto? Chimica all'università? Sì, chimica e tecnologie farmaceutiche. Ah, questo non è farmaceutico, è farmaceutico anche. Sì, e poi ho fatto anche il master in cosmetologia. Ah,
Sì, una specializzazione. Non hai capito la domanda, non hai voluto rispondere. Ma qui produci della cosmetica o della farmaceutica qui? Sono cosmetici. Ah, sono cosmetici. Bravo. Sono cosmetici. Sì, sa mentire molto bene. Che strano che non si possa dire che questi prodotti fanno bene alla salute. Vabbè, fanno bene alla salute, ma non sono farmaci. Sì, non è che tutto ciò che fa bene alla salute è un farmaco, anzi. Anzi, anche l'alimentazione fa bene alla salute, non è un farmaco, esatto. Ma è soltanto una prevenzione. Esatto. Parli te, Luca? Come parli te? Perché tu non parli. Cosa stai facendo? Sono venuta. No, io sono timidissima. Va bene, benissimo, fantastico. Mi devi solo dire cosa stai facendo. Cosa stai facendo? Misuriamo l'elasticità cutanea. Ah, e perché? Per vedere se la crema migliora l'elasticità. Ah. Esatto. Allora, vediamo subito. Vai, non si attiva. Allora, cosa succede? Quanto viene? No, noi non vediamo subito il risultato, facciamo un confronto. Il volontario viene. Noi prendiamo i valori basali di elasticità, idratazione e poi vediamo se utilizzando la crema dopo una settimana questi valori migliorano. Ah, ho capito. Tutto. Sei volontaria? Certo. Sì. Morena. Vieni spesso qui a fare la volontaria? Sempre, sì. Ah, sei tu la volontaria? Misura lei tu. È una volontaria obbligata. Ah, qui ci sono tutti i dati, sì. E poi dopo tu usi. E quale crema gli mettete questa volta? Allora, no, lei è volontaria come, cioè, per la prova anticellulite, per una crema anticellulite. Ah. Quindi sarebbe nelle gambe. E valutiamo la dimensione. Ah, ho capito. Questa è una finta. Perché tu eri mezza nuda quando io volevo entrare. Esatto. E allora adesso, stanno taroccando la esatto. prova, Luca. Esatto. Sta facendo una sceneggiata. Fa una sceneggiata per me. Quindi la prima anticellulite gliela misurate sul braccio, invece la dovevi misurare qui. Capisco, va bene. Allora fate finta che invece di essere lì. Quindi questa non serve a niente l'esame che avete fatto adesso, me l'avete fatto solo per me. No, la stessa cosa l'avevo fatta nella gamba. Quando eravate chiuse la stavate facendo certo, nella gamba. Certo, dovevamo fare tutte le cose fra di noi. Okay. Ma è la prima volta che ti fanno questa prova? No. E funziona la crema anticellulite? Penso di sì. Penso di sì. Per il momento abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Sia come calo dei centimetri, sia come elasticità e idratazione. Bene. Mi piace lei che si allontana, credi che se tu allontani io non ti inquadro. Luca, come Luca parla a te. Sono bravissime, sono... Vabbè, continuate il vostro coso, vi lascio, così tu puoi fare... Sì, adesso devo mettermi nuda, esatto, fare tutte le robe. Ma noi possiamo anche stare, è un piacere, no? No, meglio di no. Vabbè. Facciamo le cose fra di noi. Vabbè. Guarda, fra un po', dopo un po' che usi questi prodotti, torniamo e tu sarai orgoglioso di farti vedere i bikini. Tipo lei, vedi? Potremmo fare... Lei è proprio... Tu sei tu sei un perfetto esempio di come si diventerà usando i prodotti BNC. Ciao. Ciao. Qui si fa ricerca. Quella che piace a te. Esatto. Ricerche per stabilire che cosa? Cioè esperimenti? Beh, di tutto, diciamo, dalle analisi dei prodotti già fatti o delle materie prime. Alla ricerca di nuove materie prime, ad esempio testare l'attività di nuove materie prime che vorremmo inserire in una formulazione e quindi ci facciamo gli studi per vedere che cosa fa. Ma l'idea di questi prodotti nacque da Bruno, vostro padre? Sì, nacque da Bruno, questo 33 anni fa. E come mai era così avanti? Cioè, lui cosa fece? L'idea era nata, diciamo, sulla logica della medicina orientale. Quindi era uno studio basato sulla medicina orientale che ha portato, diciamo, a una passione per, di conseguenza, gli oli essenziali, le piante, gli estratti vegetali, e da lì l'idea di utilizzarli per farne prodotti cosmetici, perché era la forma, diciamo, in cui si potevano commercializzare in Italia. Poi, diciamo, tutti questi laboratori sono in realtà nati dopo, sono nati circa una ventina di anni fa, quindi diciamo, già l'azienda esisteva da alcuni anni, e li ho messi su io, e
questo è stato, diciamo, per portare una spinta scientifica in parallelo alla spinta della medicina tradizionale, e quindi sono state combinate le due anche realtà. Perché Bruno era molto istintivo, non era fatto studi. Sì, aveva fatto studi ma umanistici, era sociologi, psicologi, quindi nulla a che fare con la medicina, diciamo così. E invece tu gli hai portato l'aspetto scientifico e abbiamo fuso assieme le due cose. Lui cosa sta facendo? Cosa stai facendo te? Sto facendo un'analisi dei metalli negli integratori. Cioè? Sto quantificando quanto, per esempio, microelementi ci sono negli integratori. Magnesio, zinco, sono i microelementi che andiamo a valutare per essere sicuri che ci sia la quantità prestabilita nella tabella nutrizionale, per esempio. Sì, quando mangi un integratore ovviamente hai una composizione nutrizionale che è riportata nella tabella che c'è sulla confezione esterna, no? Quanto zinco, rame, oligoelementi che servono, diciamo che serve integrale per il tuo benessere, e quindi vengono esplicitati nella tabella nutrizionale. Bisogna garantire che ci siano dentro il prodotto. Sì, perché gli integratori sono importantissimi, perché sono integratori che, cioè io ad esempio ne uso parecchi, cioè sono delle erbe che aiutano parti del nostro corpo. Esattamente. Sì. Quindi, parte del nostro corpo e il benessere complessivo. Esatto, fegato, stomaco, intestino. L'equilibrio psichico, esatto, ci danno energia. Io mi ricorderò sempre che c'era Roberta Bruzzone che gli parlava di questi prodotti e lei, senza dirmi niente, hai capito, li ha ordinati. Sì, lei, la criminologa. Lei li usa, sì. Sì, lo so. Dopodiché mi ha chiamato e mi ha detto: Red, ma cioè, tu sei sicuro che in questi prodotti non c'è cocaina? Dico: Roberta, certo, ma perché? Ma sono essenziali, sono erbe. No, perché io sono tornata da Dubai, non ho dormito, sono già stata in Rai, ho fatto un convegno, eccetera. Sto benissimo, ho un'energia. E dico: Roberta, questa è la potenza delle piante. Beh, cioè, in effetti poi anche la cocaina è una pianta. Non volevo dirlo, ma più o meno così. No, però questa è la potenza delle piante. No, che poi la cocaina viene usata, è stata fatta in quei paesi, che è un prodotto naturale per poter la grande altezza di questi, altrimenti... Sì, veniva usata per resistere alla fatica e alla fame, soprattutto per i messaggeri che dovevano portare messaggi da un villaggio all'altro attraversando montagne a piedi, più o meno. Sì, dove c'era aria molto rarefatta, ossigeno rarefatto. Alta umidità, niente da mangiare, molto caldo, quindi bisognava resistere a tutto questo. E quindi è stata fatta per questo, cioè, diciamo, è stata fatta, la natura l'ha fatta per conto suo, l'uomo l'ha usata per questo inizialmente. Esatto, e quindi comunque questo è il potere degli oli essenziali. Qui dove siamo? Qui è una... Cioè, ma si può scrivere su un vetro? Questo è tipico dei chimici. I chimici sono un po' artisti, non sono solo scienziati. Quindi quando hanno delle idee che devono buttarle giù, sono qui, stanno lavorando. Questa è una cappa chimica sotto la quale si lavora per che possa aspirare tutti eventualmente gas nocivi che si sviluppano dalle reazioni. E una delle idee le butta giù nel posto dove si trova. Che cos'è sta roba qui? Che sono formule. Sono, ma tu che sei chimico, cos'è sta roba qui? Sono formule di reazioni. È la reazione che... Lui, Riccardo, quello che ha intervistato prima, progettava di fare. Quindi magari mentre sei lì che la devi elaborare manualmente, la elabori anche mentalmente, quindi ti scrivi tutti i passaggi, cerchi di ragionare su quali sono le condizioni migliori. Ah, queste me le ricordo quando facevo chimica. Sono i laboratori notanti. Qui si fa proprio ricerca di base in questo laboratorio. Qui ad esempio cerchiamo di preparare, di purificare principi attivi dalle piante. Ad esempio, cosa vuol dire? Vuol dire prendiamo una pianta, normalmente contiene decine e decine di sostanze che cos'è hanno un principio attivo. Il principio attivo è una molecola che ha un'attività biologica. Quindi quando tu ad esempio prendi un estratto di mirtillo perché contiene antiossidanti, quegli antiossidanti sono il principio attivo del mirtillo. Ma non è una molecola sola, sono decine di molecole mescolate ad altre centinaia di molecole che magari non fanno l'effetto che interessa a te, diciamo così. Quindi noi cerchiamo di isolare quelle che fanno l'effetto che interessa a noi per studiarle, vedere quanto sono potenti e quindi se quel tipo di estratto può essere utile per inserirlo in una formulazione, che sia un integratore o un cosmetico.
usiamo fondamentalmente gli stessi principi attivi, noi negli integratori e nei cosmetici, sono due approcci da due parti diverse dell'organismo, ma la logica è la stessa. Allora, abbiamo portato i prodotti, cioè abbiamo portato, cioè guarda qui che roba. Allora, cominciamo a descrivere, partiamo dagli integratori? Va bene, partiamo dagli integratori. Ecco, questi sono integratori. Questi sono integratori, alcuni integratori. Allora, vitalmente serve per la mente. Vitalmente serve per la mente. Ah, il nuovo marchio sarà questo, naturalmente. Noi facciamo vedere ancora perché devono ancora essere prodotti con un nuovo marchio. Quindi. Questo vitalmente serve per aiutarti nella concentrazione soprattutto, è sì. Perfetto per chi studia. Mia figlia difatti ha fatto degli esami col vitalmente. Anch'io. Anche tu? Esattamente. Serve per mantenerti la concentrazione, quindi ti dà energia, ma un'energia calma, diciamo così. Calma. Al contrario, andiamo alla rinfusa. Alla rinfusa, perfetto. E postima invece, come dice il nome stesso, è per il fegato. Quindi è un integratore che ti aiuta i processi digestivi, soprattutto quando hai difficoltà epatiche. Dobbiamo andare in fretta. Il Radical Stop. Radical Stop è per tutto, è un antiossidante fondamentalmente, quindi va bene per la pelle, va bene per la salute generale dell'organismo, va bene per lo sport, per lo stress dei radicali liberi. Questo è pura vita mamma, è un integratore per la maternità, per questo non lo conosci. Cioè, è un integratore che si dovrebbe assumere in gravidanza o nel periodo dell'allattamento e contiene tutti i nutrienti che servono al perfetto sviluppo del feto, del bambino. Certo. Compreso il DHA, che è un acido grasso essenziale che serve per lo sviluppo del sistema nervoso centrale del bambino. Certo. E questo è l'unico prodotto sul mercato che questo DHA ce l'ha vegetale, perché il DHA normalmente si estrae da pesce. Sì. Però siccome noi facciamo prodotti vegetariani, esatto, abbiamo il DHA che viene da alghe. E non è l'unica cosa. Però ti voglio far notare una cosa, no? Sì. Noi ci siamo messi qui scomodi con i prodotti, sì, perché ci tenevi a far vedere che voi avete il laboratorio, perché certo, non tutti hanno il laboratorio. Certo. E quindi qui ci devono essere due ragazze che lavoravano. Vado a chiamare, sono timide. No, che sono scappate. Certo, perché hanno paura della tele, che vedono la lucina rossa e panico, capito? Sì. Come si chiamano? Si chiama. Adesso le vado a chiamare, si chiamano no. Giulia. Giulia, cioè scusa, ma... Giulia. Cioè, secondo te, noi... Ci siamo messi lì per riprendere... Ci siamo messi lì perché mentre voi lavorate, noi iniziamo e voi scappate. È inutile che diventi rossa. Cioè, scusa, stiamo illustrando i prodotti in cui lavorate voi. Cioè, noi abbiamo fatto tutta questa scenografia perché ci devono essere loro. Sai, perché Luca c'ha giustamente dice, facciamo vedere che abbiamo elaborato. Perché visto che questo è tutto homemade, è un prodotto artigianale, puro, eccetera, e loro hanno smesso di lavorare, sono sparite. Perfetto, che continuiamo con gli integratori. E poi l'abbiamo detto, l'Animal. L'Animal è un antinfiammatorio. Fondamentalmente contiene sostanze antinfiammatorie naturali per i dolori articolari, dolori alla muscolatura, mal di testa, cervicale, emicrania, tutto quando quello. Quando hai delle infiammazioni, diciamo, è un moment naturale, mettiamo un'aspirina naturale, mettiamola così. Però non sono farmaci questi, non sono, farmaci. Sono erbe. Sono erbe, vitamine e sali minerali. No, io vorrei ricordare che quando sono andato a Cuba, visto che Cuba aveva l'embargo, adesso spero che li ho Loro si curavano con le piante, ovviamente. Dei prodotti farmaceutici, hanno sviluppato lo studio delle piante. E io ho parlato con la dottoressa Concita, che è di Consuela Campauergo, che è presidente dell'istituto Finlay, che fra l'altro ha inventato anche il vaccino per la meningite ai bambini, però, e mi parlava di queste piante, è stata impazzita per il prodotto di Biaciglia, l'ho portata e è impazzita. È stato poi il ministro della salute, il ministro della cultura, Abel Prieto, oggi vice di Raul Castro, che mi ha detto tu, per come ragioni devi andare da quella. Ma ci siamo andati, certo, ma c'eri certo, anche tu quando ci andavamo. Certo, siamo andati assieme. Red. È vero, mi sono dimenticato. E gli abbiamo fatto vedere i prodotti e è impazzita. E loro là studiano, tant'è vero che tutti dicono vai a Cuba, mi porti il pepeghè. Il pepeghè è fatto con erbe. E io sono andato nella foresta di Santiago, di Trinidad, non mi ricordo più dove, credo Santiago, non mi ricordo più dove, dove abbiamo fatto un giro e mi diceva ogni pianta che proprietà di salute aveva. Cioè questa serve per curare questo, questa serve per, se uno ha un'emorragia, se uno perde sangue ci mette sopra questa pianta, c'erano tutte le piante. Quindi noi non stiamo dicendo che ci sono farmaci, stiamo dicendo le proprietà che hanno le piante. Certo, okay. Esattamente. Andiamo avanti. Soavemente? Il soavemente è un riequilibratore dell'umore, fondamentalmente un antidepressivo naturale.
contiene... invece degli psicofarmaci. Esatto, invece degli psicofarmaci uno contiene... può provare con la natura. Esattamente. Okay. Contiene iperico, ad esempio, che ha un'attività, questa è un'attività dimostrata scientificamente corrispondente a quella dei farmaci come antidepressivo. Con la differenza che non crea controindicazioni. Non crea dipendenza e non crea e controindicazioni. Esatto. Ok. Vital Performance, oh, questo io. Il Performance è un po' l'alter ego, è un po' l'alter ego del Vitalmente. Insomma, Vitalmente ti dà un'energia calma, questa ti dà un'energia. Questo, esatto, soprattutto è utile per lo sport. E questo contiene il PPG famoso di cui parlavi prima. Esatto. I PPG sono policosanoli che si ottengono dalla cera, dalla cera che ricopre la frutta in superficie, ad esempio la cera delle mele. E queste cere hanno la capacità di aumentare la produzione di energia metabolica. Non è l'unico ingrediente che c'è qua dentro, ma il concetto è quello, aumentare l'energia. Sì, ma noi non stiamo raccontando nei dettagli perché ci vorrebbe un'ora solo per ogni prodotto. Depur Plus. Depur Plus è un diuretico e un decongestionante delle vie urinarie, quindi va bene per tutti gli stati scarsa funzionalità delle vie urinarie e anche come diuretico. In ambito cosmetico questo è molto utile per drenare liquidi e quindi contrastare le gambe gonfie, la ritrazione idrica, che sono poi alla base anche della cellulite. Quindi l'abbinamento di questo con un trattamento esterno aiuta moltissimo a riacquistare una buona forma fisica. Regolatin, questo non sai che non lo so. Regolatin è un regolatore intestinale, ah, diciamo non un lassativo, contiene dei probiotici. Fa fondamentalmente un'azione simile a quella che fanno i fermenti lattici, però ovviamente non c'è il latte. È un regolatore intestinale, ha nutrimento per tutta la microflora intestinale che a noi serve per la regolarità dei processi digestivi, quindi aiuta la regolarità intestinale. Gastrolen, questo Gastrolen è per lo stomaco. Oddio. Questo è contiene estratti che aiutano la digestione, quindi anche la digestione soprattutto delle proteine, quelle difficili, ma anche sostanze che proteggono le pareti dello stomaco, è un antiacido, quindi aiuta in ma tutti i casi. Ma serve anche per lo stress. Serve anche per lo stress, perché lo stress spesso viene somatizzato nello stomaco, tant'è esatto. Vero che chi è molto stressato facilmente soffre di ulcera. Questo aiuta a contenere tutti i danni allo stomaco anche legati allo stress della vita quotidiana. Ecco, l'Europrost non serve solo per chi ha la prostata, ma per prevenire. Per prevenire, la prostata ce l'abbiamo tutti i maschietti. Ah sì, scusa, sì. Il problema è il problema è l'ipertrofia della prostata e l'Europrost serve a prevenire questa ipertrofia della prostata e anche a mantenere una buona funzionalità delle vie urinarie, quindi ad esempio contiene sostanze che hanno un'azione antibatterica, combattono le infezioni delle vie urinarie che spesso danno infiammazioni che si associano all'ipertrofia prostatica. Poi c'è Tranquillamente. Il Tranquillamente è un calmante, è fondamentalmente a seconda del dosaggio che uno ne prende lo può usare come antistress nella vita quotidiana, secondo come ansiolitico o anche per aiutarsi a dormire, quindi come sonnifero naturale. Prodotto principe è un prodotto che oggi va abbastanza perché la gente è molto stressata, cioè, insieme al Gastrolen, è un abbinamento perfetto, questo è il Gastrolen. Tranquillamente, esatto. Poi c'è anche il Suavemente. Suavemente che l'abbiamo visto prima, esatto. Radical Scope l'abbiamo già visto, sì. E poi c'è... Eulax. L'Eulax è un lassativo, come dice, questo è un lassativo vero e proprio, naturale. Tra il Regolatin Il Regolatin è un regolatore intestinale, questo è un lassativo, questo va assunto una, due volte in caso di stipsi, ma non può essere utilizzato quotidianamente. In caso di? Stipsi. Cioè cos'è la stipsi? Non va in bagno. Ah, ecco, va in bagno. Esatto. Io capisco, voi studiosi... Per dire alla vecchia, è una purga, ok? Ecco. No, ma parli così anche tu che è di stipsi, eh? Si chiama stipsi. Ah, sì, costipazione, come preferisci chiamarla? Costipazione? L'Eniflu, questa è l'influenza. Sì, è uno stimolatore delle difese immunitarie, quindi va benissimo nella prevenzione dell'influenza e per aiutare il tuo organismo a difendersi dall'attacco di virus, batteri, eccetera, eccetera. Quindi siamo molto, molto utile nei cambi di stagione questo. Senti, noi abbiamo fatto vedere le scatole, sì. Vediamo come sono dentro, certo. Cioè vediamo com'è un integratore dentro. Sì. Lo apro. Sì. C'è un barattolo che è sigillato perché questo viene prodotto in atmosfera asettica e viene quindi sigillato in assenza di microrganismi nell'aria, un'atmosfera sterile, diciamo così. Quindi viene sigillato in questa atmosfera perché è privo di conservanti, quindi lo produciamo in condizioni igieniche speciali per poterlo conservare bene in modo sicuro anche senza conservanti. Quindi ovviamente è sigillato, dobbiamo aprire il sigillo.
quello che trovi dentro è una spugnetta dove trasudono estratti vegetali vari, questa è curcuma, quella che vedi qui, e dentro ci sono le pillole, ecco, che allora, sono giallissime in questo caso, no, perché sono molto ricche di curcuma. La curcuma è una pianta spettacolare, ecco, che ha fortissime proprietà immunostimolanti, ma non solo. Attualmente la curcuma è studiata in diversi trial clinici come anticancro, ma qui stiamo parlando di integratori alimentari sempre, no? Sì, no, no, questa roba qui non sapete perché, ma vi fa bene. Anche guarire, ma non sapete perché, sono certo. Le piante, il potere delle piante. Senti, ma ecco, una cosa che io chiedevo sempre, adesso qui è chiaro, è giallo, ma ci sono alcuni integratori che si confondono tra loro, perché, certo. E io chiedevo sempre a Bruno, ma perché non li fai colorate, così le distingo? Perché noi abbiamo capsule speciali, non sono le capsule normali che trovi nei farmaci, negli altri integratori, sono capsule di gelatina vegetale, sono le uniche. Perché tutte le altre sono di gelatina animale? Sì, sono fatte con la cartilagine di bue o di maiale. Quindi un vegetariano che crede di non mangiare carne, poi prende una tra qualsiasi farmaco in capsule o integratore alimentare si mangia delle ginocchia di maiale o di bue. Ecco, è così. Questa è la risposta che sapevo. Perché? Motivo molto semplice, perché quando io andavo in giro, andavo fuori, eccetera, avevo bisogno di vari integratori, che ne so, il Performax per il Vitalmente, un po' di... Li metto tutti dentro la scatolina, non mi posso portare 10 scatoline, e me li confondevo, quindi certo. Dovevo fare in carta, perché non avevano dei colori diversi, certo. Per questo chiedevo dei colori diversi, mi è stato spiegato proprio quello che tu mi hai appena detto, questa me la porto a casa io, okay. Quindi non è che poi questa viene messa in vendita, questa, visto che il Leni abbiamo aperto il sigillo, il Leni Flu, ne abbiamo sempre bisogno un pochino, esatto. Poi dopo andiamo avanti. Questi erano integratori alimentari BEC, in quella cui nuova confezione sarà anche quella con questo marchio. Prima o poi. Questi sono invece cosmetici. Aspetta, partiamo. Ecco. Questi sono cosmetici. Questi sono cosmetici, tutti gli altri. Partiamo da uno nuovo che non conosco, il Titanium. Titanium. Titanium è una crema anti-age per uomo. Cioè? È una crema anti-age per uomo, quindi anti-rughe, antiossidante. Per uomo, certo. L'uomo ormai vuole essere curato come e più di una donna. Sì. Esattamente. Solo che ha una pelle diversa da quella della donna, quindi utilizzare trattamenti per donna spesso sull'uomo hanno una riuscita un po' inferiore. L'uomo ha una pelle più sebacea, più spessa di quella della donna, quindi una crema anti-age da donna, sì, è un giallina. Ah, ecco la nuova confezione. Wow! Questo è titanium. Questo una cosa caratteristica, perché uno vede una confezione piccolina, ne basta pochissimo di questi prodotti. Ne basta pochissimo, certo, è estremamente concentrata. Questa ha una potenza esagerata, ne basta veramente un velo. E ha un tatto, una texture che è stata studiata apposta per la pelle dell'uomo, quindi per non lasciare untuosità e grasso, in modo che si possa usare sia di giorno che di notte. Diciamo così. Titanio. Poi, Glove è per le mani. La Glove è per le mani. Quindi crema per le mani. Una crema per le mani che... Questa sfrutta tutti i principi della riflessologia, non è una normalissima crema per le mani. Ah. Dentro ci sono una serie di oli essenziali che sono stati studiati per andare a stimolare i punti riflessi della mano in modo da ritrovare l'equilibrio, diciamo, degli organi interni, in particolare di quelli digestivi, considerando all'azione del nutrirsi tramite le mani. Ma è una riequilibrazione generale. Quindi è un'azione di aromoterapia e riflessoterapia tramite il semplice gesto di mettersi una cremina per le mani perché abbiamo la pelle secca. Questa è un pochino la logica dietro questo prodotto. Ma se ad esempio uno se lo spalma toglie anche quell'infiammazione, cioè rende la mano più bianca? Rende la mano più bianca e toglie l'infiammazione, questo va benissimo. Per chi ha bisogno di una... diciamo, per chi fa lavori... Esatto, però perché dopo io farò un esperimento con lo shampoo, che vedremo come lo shampoo va via senza acqua, no? E alla fine ti lascia la parte più bianca, no? Certo. Quindi vuol dire che ha tolto anche l'infiammazione. Fa lo stesso anche questa? Fa lo stesso anche questa, sì. Quindi se tu la prendi me ne metti un pochino qui. La metto un po' qui. Sì, aspetta che prima. E poi dopo... La dovrai spalmare, adesso ti serve una... Spalma. Questa qui? Forse ne ho messo un po' troppa, però. Vabbè, sì, perché ce ne vuole pochissimo. Se ne vuole poche, questo è fatto. Cioè, il discorso è, allora, voi prima avete visto la mano, adesso fra un po' vi farò vedere la mano, ok? Ecco.
Ok, adesso dovrei aspettare un po'. Al di là del profumo, che è una roba pazzesca. Ma che... Sono tutti oli essenziali. Sì, questi. Ma cos'è? Mi sembra... Non c'è un profumo dentro, sono oli essenziali. Sì, però mi ricordo una pianta. Sì, sono svariate piante. Sì, c'è la mandorla, ad esempio, qui, molto caratteristica. Ah, ecco. Cioè, tu guarda. Guarda come è già cambiata la mia mano. È pazzesco, eh? È pazzesco. Ma infatti... uno degli utilizzi di questa crema è anche per i segni di invecchiamento alle mani, segni di invecchiamento che spesso si manifestano tramite macchie pigmentarie, quindi abbiamo delle discromie. Questa è una maschera per il viso, dermopurificante, questa estrae tutte le impurezze della pelle, quindi fa venire fuori impurezze e infiammazioni della pelle, e ti lascia una pelle che è spettacolare. L'unico problema è che va risciacquata, perché è una vera e propria maschera, quindi diventi bianco. Certo. E quindi lasci in posa per un po', poi la devi risciacquare. Gel DR. Il gel DR è un trattamento anticellulite. Ecco, anticellulite. Però io perché mescolo il gel DR alla pasta idrogel? Mescolo il gel DR alla pasta idrogel perché sei uno raffinato. Cioè, la pasta idrogel è un antinfiammatorio e lenitivo, e la cellulite è un'infiammazione. La cellulite parte da un'infiammazione, quindi mescolando le due assieme si riesce a ottenere un effetto più potente. Quindi c'ho dei problemi all'intestino, dei problemi alla schiena. Sì, diciamo, questo è un uso diverso di questi prodotti, mettiamola così. Okay? Allora, lo scopo principale è quello di essere anticellulite, ma in realtà... Luca in questo momento non sta dicendo niente. Io faccio abuso di questi prodotti, cioè nel senso che io li uso in maniera strana. Cioè porto l'esasperazione il loro uso, ma porto alla giusta funzione il loro uso. Quindi io metto gel DR e pasta idrogel mescolati insieme, me li applico e mi spariscono le infiammazioni. Certo, perché ci sono dentro moltissime piante ad attività antinfiammatoria e vasoprotettiva. Quindi diciamo ti aiuta la corretta funzionalità della microcircolazione periferica, protegge i vasi e quindi riduce le sudazioni, diciamo, di liquidi nei tessuti, fa riassorbire queste sudazioni. L'esudazione è associata al processo infiammatorio fondamentalmente, quindi ha un'azione antinfiammatoria generale che è utile nel caso della cellulite e anche utile in tanti altri casi. Questo ad esempio da solo si può usare come lenitivo nei traumi sportivi, chi ad esempio gioca a calcio, prende una botta, cade per terra, con questo passa il dolore e il gonfiore molto rapidamente, quindi si può utilizzare proprio come antinfiammatorio locale vero e proprio. Io ho imparato ad esempio che i medici consigliano, mettono il ghiaccio su. Beh, il ghiaccio va bene perché il ghiaccio comunque sfiamma il ghiaccio, riduce il calore che si crea localmente, il vaso costringe, quindi aiuta chiaramente. Questo fa molto di più del ghiaccio, evidentemente. Esatto. Io ricordo che nella Nazionale Cantanti, che usava questi prodotti, che usano ancora questi prodotti, nella Nazionale Cantanti ci fu un calciatore che diceva ed era quello più robusto, no? Si è fatto male alla stessa maniera con un altro cantante, tutti entrambi molto famosi. Uno ha messo il ghiaccio, l'altro mise lo Strongful e la pastra idrogel e il balsamo BC, l'altro guarì immediatamente e quell'altro gli venne un ginocchio. Ecco. Allora capì e da allora anche l'altro cominciò a smettere di mettere il ghiaccio e a mettere questi prodotti. Sì, è un aneddoto che ti racconto Il balsamo BC poi in particolare non lo vedo qui da qualche parte. Balsamo BC, eccolo qua. Questo è il balsamo BC. Questo per il massaggio delle tensioni muscolari, traumi sportivi, dolori muscolari è straordinario. Ha una Ce l'avevo sempre in macchina, adesso non ce l'ho più, disgraziatamente, se me lo strongfull, perché una volta io mi sono chiuso la mano dentro, cioè io ho messo lo sportello così e ho tirato e mi sono chiuso la mano, un male da matti, perché ho dato una botta, ho messo quello lì e immediatamente non è andato via, cioè non c'è successo niente. Adesso è una cosa ancora peggiore, mi si è infilata una vespa dentro il casco mentre andavo in moto, quindi ha cominciato a pungermi. Io avevo per fortuna questo sotto la sella dello scooter, mi sono fermata, la faccia è rovinata, mi sono applicato questo, mi sono rimesso il mio casco, sono arrivato a destinazione e non avevo niente. Allora, io ti racconto un'altra cosa. Io un giorno ho ricevuto una telefonata, era Gino Poli che mi chiamava il suo compleanno. Nell'alzarmi ho picchiato col mignolo contro uno spigolo, mignolo del piede, un male da matti. Ho messo sopra immediatamente pasta idrogel, Strongful e balsamo. Questa era la domenica, poi sono andato, camminando mi facevo un po' male, però ho continuato a dare questi prodotti, non si è gonfiato minimamente, eccetera. Il giovedì,
quindi dopo 4-5 giorni sono andato a Sanremo a una corda di incontro con giovani musicisti e allora ho chiamato Bruno e ho detto guarda Bruno, guarda che io qui, però mi fa ancora male, dice ma forse sai c'hai una fratturina, fatti fare i raggi. Sono andato in ospedale ho detto guardi io domenica mi sono, quindi no guardi non gli faccio neanche i raggi perché se ci fosse una anche su una scheggiatura lei avrebbe un piede gonfio da matti. Dico no ma io uso dei prodotti, ma mi interessa che prodotti lei usa, vedi che è perfettamente sano il piede quindi non ci provo, vada. Dico mi può fare i raggi? Dico guarda facciamo questi viaggi, i raggi. Dopodiché è tornato, ma guardate, mi ha detto, dice ma lei deve proteggere qualcuno. Dico come qualcuno? Lei se l'ha appena fatta sta frattura ma non lo può dire. Come mi so? Dice lei è una frattura scomposta. Dico no, io l'ho fatta domenica, Redroni. No, ma io metto dei prodotti. Ascolti, lasci stare. Vabbè, facciamo finta di niente. Lei se l'è appena fatta, c'ha frattura scomposta nel dito. Cioè, e con quei prodotti non si era gonfiato minimamente. Ah, lo so, e visto che vogliamo andare in galera, continuiamo. Io ho un amico che fa il fornaio, è rimasto con la faccia dentro il forno della pizza. Con la forno del pane, scusa, era completamente ustionato. Aveva questo a portata di mano, non gli sono rimaste neanche i segni. Niente. Allora, visto che vogliamo continuare, Giovanotti mi chiamò disperato, urlando, perché dov'è la CRB? Che siamo esatto. CRB, eccola qua. Giovanotti, vecchia e nuova, CRB nuova. Mi chiamò perché aveva con l'alcol spruzzato sul fuoco del camino, aveva avuto un ritorno di fiamma e gli si era. Chiaramente gli era esplosa la bottiglia dell'alcol in faccia ed era completamente, urlava. Io avevo lì Bruno vicino, dico, e allora gli dicevo, c'hai dello stroke? Sì, butta dello stroke, metti la cervia, eccetera. Dopo 4 giorni ero in TV a cantare e non aveva niente. Ah, questo non mi sorprende, devo dire che non mi sorprende. Cos'è la CRB? La CRB è una crema lenitiva, dermoprotettiva, a base di oli essenziali, fondamentalmente ha una ventina, più di 20 oli essenziali, oltre ad estratti vegetali e tutti hanno un effetto protettivo e lenitivo, quindi si può utilizzare sia come protezione normale della pelle che nel caso di pelle che ha subito dei danni, quindi ha bisogno di essere ristrutturata, certo, e riportata alla sua funzione fisiologica. Bene, allora adesso racconto. È un rigenerante, cioè stimola moltissimo la rigenerazione della pelle e anche la guarigione di ferite. Allora, ecco, allora, visto che tu non l'hai detto questa cosa. E anche l'igiene, quindi la disinfezione di ferite. Esatto. Allora, io ho fatto un abuso di questa crema, cioè nel senso che ho avuto un intervento sulle gengive, molto pesante, e invece di mettere tutte queste robe qui ho messo la CRB, quelle robe che mi danno i dentisti. Anche io lo uso per questo motivo. No, aiuta molto. Non lo puoi dire, lo dico io. Allora io sono... E che la mia dentista mi ha detto, no, dice, basta, tutti quei santoni lì, poi dice, vieni mercoledì, non uscire, perché dico, ma io domani sera devo fare un convegno. No, ma ci avrai una faccia gonfia. Non mi si è minimamente gonfiato niente. Il mercoledì mattina, questo è successo lunedì, quando sono tornato, quella dottoressa ha detto, ma cos'è quella roba? E da oggi, visto che anche la tua dottoressa, da oggi vado là e mi dice, ma hai visto la terra di sua? E mi decanta lei i prodotti BC a me. E guarda che forse ti ricordi che erano i santoni, ti ricordi quando dicesti i santoni, quindi capito? No, la CRB è potentissima, fantastica. Andiamo avanti, abbiamo fatto una digressione. Continuiamo qui con la Silhouette. Con la Silhouette. La Silhouette è l'ultimo prodotto che abbiamo fatto, è una crema anticellulite, e che aiuta a sgonfiare le gambe o le parti del corpo dalla ritenzione idrica, quindi aiuta il drenaggio dei liquidi, quindi e anche la lipolisi, quindi la rimozione, diciamo, degli accumuli adiposi. Quindi anche quando uno arriva a casa stanco la sera con le gambe. Va benissimo stanche. Quando uno arriva a casa stanco, per questo motivo però ce ne sarebbe una fatta apposta per la pesantezza delle gambe, che è la SE. Ah, la SE. Questa è proprio... vecchia confezione. Nuova. Questa è una vecchia confezione, questa è una nuova confezione, sì. La SE diciamo, hanno in realtà dei principi attivi comuni, che sono quelli vasoprotettori, e la SE riesce, diciamo, a ridare freschezza e leggerezza alle gambe perché aiuta la circolazione, quindi aiuta a sgonfiare le gambe. Questi principi attivi sono in comune fra le due creme. Questa però è molto più puntata sull'aspetto della lipolisi, quindi la riduzione degli accumuli adiposi. Questa no, questa è una crema più che altro idratante e tonificante.
Qui vedo dei cosini piccolini, cosa sono queste bustine? Queste bustine sono campioncini omaggio. Ah, i campioncini. Sì, quelli che si usano, questa è la titanium che hai visto prima. Sì, sì, titanium e silhouette. Invece questi piccolini? Oh, c'è lo sturone. Queste sono oli essenziali, una sinergia di oli essenziali, cioè miscele di oli essenziali. L'SA è quello per le vie respiratorie. Quello per le vie respiratorie. Quello sì. che Gianmarco Tognazzi diceva lo sturone, perché lui aveva sempre dei problemi, di sinusite, non so che cosa. Lui lo metteva in un batuffolo. Puoi mettere un batuffolo di cotone e annusarlo, oppure te lo puoi spalmare sul petto, oppure, quindi poi in ali vapore, oppure puoi fare l'aerosol. Ecco, nell'aerosol, io lo faccio nell'aerosol quella lì. Devi mettere qualche gozzina nell'acqua, ovviamente, perché questi sono gli essenziali pure molto potenti, non puoi sparartelo addosso così che ti toglie il respiro. Qualche gozzina in un po' d'acqua e poi lo puoi attaccare nella macchinetta dell'aerosol. Olio essenziale limone. Olio essenziale di limone in realtà si chiama così, ma l'olio essenziale di limone è solo l'ingrediente principale, in realtà è una miscela di oli essenziali, dove il limone è il principale, che hanno un'enormità di utilizzi. Diciamo, l'utilizzo più ovvio è quello nel trattamento delle callosità e della fragilità delle unghie, la callosità della pelle e la fragilità delle unghie. Va bene. Ma perché il resto si può fare tantissimo, l'olio essenziale di limone è un enhancer di penetrazione, dice questo è una cosa porno, in realtà è un qualcosa che uno dà sulla pelle e aumenta la permeabilità della pelle ad altri principi attivi. Abuso che ne faccio io, mi spieghi perché funziona, ne metto due o tre gocce sotto la lingua e mi dà energia. Dà energia, l'olio essenziale di limone dà molta energia, è un effetto soprattutto sul sistema nervoso centrale e sulla circolazione. Quindi migliora, fluidifica la circolazione, aiuta moltissimo la circolazione del sangue e dà energia anche per stimolazione del sistema nervoso centrale, quindi dà senso di forza, di energia. Metterlo sotto la lingua ti permette di assorbirlo immediatamente, questa è una via di assorbimento straordinaria. Gli oli essenziali si assorbono in fretta dappertutto, ovunque tu li metta, ma qua sotto... Sì, mi dicevano in 15 secondi sì, sei già assorbito, sì. Entra nel sangue, cioè sì, tu lo metti sulla pelle in 15 secondi è già nel sangue. Sì. No, sulla pelle ci vuole un po' di più, ci vuole una mezz'oretta. L'olio essenziale di limone, alcuni oli essenziali sono più veloci. Ah. Perché questo... Però, ad esempio, un olio essenziale tipo di una pasta rido, di un balsamo BC, arriva giù immediatamente. Sì, passano. Abbiamo fatto studi reali su questo, utilizzando epidermide umana, non l'abbiamo staccata le persone, l'abbiamo comprata e ricostruita in laboratorio. Epidermide umana da cultura cellulare si compra in Francia. E abbiamo fatto cinetiche di passaggio attraverso la pelle umana degli oli essenziali o di creme o formulazioni contenenti oli essenziali. Passano tantissimo. Sono studi che abbiamo pubblicato. Questo è ufficiale. Ah, questo possiamo dire. Ok. Poi c'è sinergia SC e sinergia SU. Sinergia SC per i capelli. Sinergia SC per i capelli. Allora, io ho interrotto una perdita di capelli grazie all'SC. Che me ne mettevo la sera nei punti dove stavo prendendo i capelli, si è arrestato immediatamente. Sì, diciamo, ha due funzioni fondamentalmente. Uno stimola la microcircolazione del cuoio capelluto, quindi ti aiuta il nutrimento, cioè il fatto che il bulbo del capello, che è l'unica parte viva, diciamo, venga rinutrito. Certo. E l'altro effetto è antinfiammatorio, sia per effetto diretto che perché ha un effetto antibatterico e antimicotico, per cui ti toglie quelle infezioni che spesso sono la causa o si associano alla forfora, a pruriti, la xerodermia, tutte queste manifestazioni cutanee che poi spesso creano le condizioni per cui il capello cade, diciamo. Quindi è un effetto combinato, nutrimento e protezione. SU? L'SU è un olio, è una miscela di oli essenziali da massaggio. È un cocktail di oli essenziali che si usa soprattutto nel massaggio riflessologico, quindi per chi fa massaggio riflessologico. Quindi l'estetista dovrebbe mettere prima l'SU e poi gli altri oli. Sì, questo diciamo non è una cosa da spalmare sul corpo, è una cosa che va utilizzata nel massaggio e va messa in genere nei punti di riflessologia, nei gangli linfatici, quindi è una cosa da usare con una certa maestria. Ok, mettiamo giù. Questi sono campioni di nuovo prodotto. Sono campioni della nuova linea, la linea biologica. Esatto. Che uscirà con questa confezione blu. Sì, più o meno qualcosa del genere. In realtà la stiamo ancora studiando, se devo essere onesto, la confezione. Però sì, i colori saranno questi. Pura B, cos'è questa? Pura B è una crema, per pelli grasse, una crema viso per pelli grasse Pura e sebacee. Invece Del B? Questo è Pura B. Il Del B è una crema per pelli ipersensibili. Ah, okay. Per chi ha cuperose, pelli facilmente infiammabili. Futuro. Adesso vediamo il presente. Ok, questo è quasi il presente, stanno per uscire, li presentiamo fra pochi giorni. Ah sì? Sì,
Sì, adesso siamo un po' in affanno perché dobbiamo andare al Cosmoprof, quindi abbiamo tutto l'affanno delle cose, però sta per uscire. Sarà una nuova linea di 9 prodotti. Poi GLDR l'abbiamo visto. Olio Strong, questo non finiamo più. Perché non finiamo più? Perché ci vuole tanto tempo per scrivere l'olio Strong. L'olio Strongful è una miscela di olio essenziale. Infatti a me mi chiamavano sempre Strongful quando arrivavo, perché è un odore che è molto forte. È un odore molto forte perché ovviamente sono tutti oli essenziali, e sono anche oli essenziali che hanno un odore che si fa sentire, non sono quelli delicati. Puro, che ci sono, buono, dei profumi. Buono. È molto potente e... anche eccitante per le donne. Anche eccitante per gli uomini, se per questo. Ah sì? Sì, sì. Però questi sono sempre usi che sono un po' collaterali. Vabbè, collaterali. Esatto. No, allora l'olio Strongful è qualcosa che, ad esempio, io nell'abuso che faccio, parlo sempre di abuso, toglie acido lattico. Toglie acido lattico, questo è, sì, toglie acido lattico veramente, non è proprio un abuso questo. Certo, non rientra nell'uso cosmetico, però certo. Noi abbiamo fatto studi su questo con degli atleti, utilizzando lo Strongful prima di fare uno sforzo controllato, la cyclette per un'ora, sì. Usandolo prima o usandolo dopo la cyclette, o usandolo prima e dopo, si ha un abbassamento dell'acido lattico nel sangue misurato da, con le analisi cliniche, notevole, notevolissimo, una velocità di recupero dell'acido lattico straordinaria, quindi ha un reale effetto defaticante sulla muscolatura, che può essere utilizzato anche non dall'atleta ma dalla persona di tutti i giorni che a fine giornata è stanca e ha le gambe pesanti. Beh, allora Morandi, che fa le maratone, usa lo Strongful. Morandi è un atleta, infatti. Poi, che ne so, io portai un tot di questi vostri prodotti di nascosto dal medico del Milan, adesso lo posso dire. Beh, Milan l'ha usato per tanto tempo. Sì, ma di nascosto dal medico del Milan lo portai in casa di Ancelotti, che oggi è allenatore. E tant'è vero che, e adesso li dico, una volta Ancelotti, visto che Cavasini usava questi prodotti quando era allenatore, Ancelotti andò a Lecce e la squadra del Lecce non aveva panchina praticamente, però non aveva mai infortunati perché usava oltre una sana alimentazione. Adesso, per non avere infortunati ci vuole anche della fortuna. No, sì, della fortuna. però erano... E Ancelotti con la Juve andò a Lecce e perse. E la settimana dopo incontrai Ancelotti e io dissi, sai perché hai perso, vero? E gli ho detto, lo so, gli dissi, eravamo a Bologna, e gli dissi, per quei prodotti che ti portavo a casa a tua Castellana, gli ho detto, lo so, ma il medico del Milan non me li fa usare, della Juve, non me li fa usare, e quindi, insomma, questi prodotti, diciamo, chi li usa nello sport ha dei benefici, molti benefici, ma soprattutto non sono doping. Non sono doping, no. Anche il Performax, che è stato usato moltissimo nello sport, se lo ritrovo. Eccolo qua. Abbiamo fatto fare le analisi in un laboratorio specializzato dell'Università di Firenze, che è quello che fa le analisi per il CONI, per provare che non sono doping, perché questo aumenta la prestazione sportiva, cioè la combinazione di questi due dà un aumento della prestazione, sì, che è sensibile, quindi viene ovviamente il sospetto che ci sia qualcosa dentro di illegale. Un po' come la Brufone mi diceva, esatto. Abbiamo i certificati dell'Università di Firenze che non è doping. È semplicemente che noi ci dobbiamo cominciare a rendere conto che la natura è forte non soltanto quando fa le alluvioni, cioè, ma anche quando guarisce. Anche quando fa le piante, sì. Esatto. Allora, poi andiamo avanti. Balsamo BBC, ne abbiamo parlato, è potentissimo, una roba fantastica. Olio R che cos'è? È un altro olio da massaggio, questo si usa soprattutto nel massaggio professionale, si può usare in alternativa all'olio Strongful come base per il massaggio riflessologico, anche lui contiene oli essenziali, certo. Quindi diciamo è un olio che si può usare in abbinamento ad esempio alla sinergia SU che dicevamo prima. Okay. È una crema dopo rasatura. Esatto. Contiene centella asiatica, oltre altri olio essenziali. Centella asiatica è una pianta che è chiamata dagli indios, era la pianta della tigre. La leggenda vuole che le tigri si sfregassero le ferite con la centella asiatica, quindi strusciandosi contro le piante, per aiutarne la guarigione. In effetti ha delle proprietà cicatrizzanti, stimola la rigenerazione della pelle e stimola e protegge anche molto i vasi, quindi un è ottimo nelle piccole, un po' come la CLB, ma infatti anche la CLB contiene la centella asiatica, tra le altre cose, sì. Ormai sono diventato un esperto. Sei un esperto, certo.
E quindi questo ha un effetto lenitivo, diciamo, rinfrescante quando uno è irritato perché si è rasato, soprattutto se si rasa con alametta come faccio io, non con rasoio elettrico. Anch'io. C'è un'irritazione che viene subito calmata. E se sono delle piccole lesioni, ovviamente non degli squarci di 10 cm, delle piccole lesioni da rasoio, questo aiuta la rapida cicatrizzazione. Allora, no, la terre de soie, ragazzi. Questa io la farei vedere, perché poi te la rubo questa. Sì, questa è... La possiamo far vedere, questa è una roba pazzesca. Cosa vuoi vedere? Il colore che ha? No, cioè ad esempio, facciamo una roba, vedi, questo qui, io adesso ecco, sono infiammato perché ho tenuto il... A discapito del colore. Che è bruttissimo. Che è bruttissimo. Questa va messa sopra, me la metti tu perché io non posso tenere la telecamera tutto. Certo. Per far vedere, ecco, anche qui, vedi che sono tutto infiammato perché tenendo la telecamera, adesso non so come farò a tenere la telecamera così, sta forse... Ecco, questa qui è la terre de soie. Esatto, la terre de soie è una crema maschera, fango, tutto assieme, diciamo così. Il marrone che vedi in realtà non è una cosa brutta, è il limo che si ottiene scavando sotto laghi in una zona protetta della Norvegia. Sono laghi millenari e tutte le piante, la vegetazione che vive interno, diciamo, attorno a quei laghi, chiaramente col passare del tempo cede le foglie, i frutti, i rametti, tutte queste cose, all'interno del lago. Processi di biotrasformazione portano alla formazione di metri sullo sfondo di questo lago, metri di questo limo, che in pratica contiene tutto quello che c'era nella vegetazione circostante. Quindi certo, sono ricchissimi di principi attivi. Il problema è che questo strato enorme fa morire, diciamo, i pesci del lago, quindi sono costretti a togliere questo fango per ridare ossigenazione al lago, e questo fango viene venduto poi come ingrediente per i cosmetici. È straordinario perché contiene di tutto, è pieno ad esempio di sostanze antinfiammatorie, questo è il motivo perché ha questo effetto lenitivo, ma non è solo pieno di quello, contiene ad esempio silice microcristallina, quindi aiuta l'assorbimento delle impurezze della pelle, è un ottimo dermopurificante, e contiene alfa idrossiacidi, che sono la versione naturale, diciamo, del cosiddetto acido glicolico che si usa per farsi il peeling chimico. Vabbè, al di là di queste cose qui, il? Peeling chimico. Cos'è il peeling? Ti bruci la pelle e dopodiché la costringe a rigenerarsi. Questo è il peeling chimico. Che cagata è questa? È una cosa molto 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 in voga, sì. E con questo lo fai in maniera naturale? Lo fai in maniera naturale, sì. Senza nessun bruciante, ti toglie l'infiammazione, esatto. E però ti aiuta comunque la rigenerazione quindi della pelle. Rigenera la pelle, quindi serve contro le rughe, contro l'invecchiamento, esatto. Ti fa una pelle morbidissima. Morbidissima, certo. Esatto, cioè ti toglie tutte queste robe, eccetera. Fra un po', quanto lo devi tenere? 10 minuti, 10 minuti a mezz'ora. Si secca, prima o poi lo vedi, diventa una crosta secca, per cui certo, lo togli. Ok. CRP è il trattamento podalico per i piedi, podalico. Quindi quando uno arriva a casa stanco, eccetera. Okay? E anche questa ha tutti gli oli essenziali che servono per stimolare il piede attraverso i punti di riflessologia. Così come la crema mani, la stessa filosofia è stata applicata alla crema per i piedi. Quindi è un trattamento di benessere generale. Diciamo, ti aiuta la stanchezza non solo per effetto sul piede dove la stai mettendo, ma che ti aiuta la ripresa generale del benessere. E questi sono quelli che riguardano il corpo. Esatto. Siamo pronti per l'igiene. Allora, andiamo a vedere l'igiene? Andiamo a vedere i prodotti che prodotti normali, ma anche il dentifricio? C'è il dentifricio? Ah, ecco il dentifricio. Allora, tu mi spieghi come mai io, dopo che mi lavo i denti, cioè io dal 90 mi lavo i denti con questo dentifricio. Se per caso sono costretto a rimanere fuori, inaspettatamente, che non l'ho con me, io se mi uso un altro dentifricio mi sembra di... come la stessa cosa succede con lo shampoo. Cioè io non posso lavarmi i capelli con una qualcosa che sia diversa da quello shampoo lì. Perché ti servito? Anche io ho difficoltà a non usare questo dentifricio. Cioè, perché se ad esempio uso un altro shampoo che non sia questo, io mi sento come se la testa, non, i pori non respirassero, mi sento come tappato in testa. Perché spesso negli shampoo mi inseriscono delle sostanze filmanti, che sono plastica in altre parole, per dirla semplice, che aiuta i capelli ad essere facilmente pettinabili, però ovviamente ha un effetto occludente, non solo sul capello ma anche sulla pelle. Questo invece ha un residuo bassissimo, questo non contiene plastica, è fatto tutto di sostanze naturali, tensioattive naturali, lava il capello ugualmente bene e lo rende pettinabilissimo, però non ti lascia un film di polimero sulla testa. Allora adesso facciamo un esperimento. Ok. Che invito tutti a prendere il proprio shampoo e fare lo stesso esperimento. Apri un attimo, togli il dentifricio, anche il dentifricio, Quindi, allora, prendi, te ne metti una goccina
sul goccina appena sulla mano, goccina, ok? Proprio una goccina, piccola, eh? Eccola qua. Basta, è anche troppo. Anche troppo. Ecco, allora, senza l'acqua, quindi comincia a... messo tanto, però comincia a fare così. Ecco, fa la schiuma. Ecco, no, ma stai su, su una zona. Fai una schiuma. No, sei andato sul troppo, devi stare su una zona. Vai avanti, fin quando non sparisce. Ah, è già sparito, se per questo. Come è già sparito? No, vai ancora avanti, devi sparire che non senti proprio più niente. Che, perché normalmente lo shampoo si attacca alla pelle, certo, se non usi l'acqua. Certo. Questo no, vai avanti. Ah, ma non si sente più niente. No, volevo anche far notare una cosa. Vai avanti, ecco. La tua mano, allora, confronta la tua mano con quell'altra mano. La tua mano era rossa, questa è diventata più bianca. Certo. Cioè, ha tolto l'infiammazione. Certo. Nonostante la sto sfregando, per cui peggioro anche le cose. Più sfreghi, più si infiamma, ovviamente. Esatto, invece no. La cosa bella è questa, che la mia parrucchiera chiaramente usa questi prodotti, non per tutti, perché questi prodotti costano un pelino in più degli altri, d'altra parte sono tutti naturali. Un giorno io sono andato e c'era una persona lì, un ragazzo, che osservava, quindi quando mi fanno lo shampoo, e io mi alzo di scatto e dico, cos'è sta merda? Ho usato sta parola. Dice, perché? Dico, cosa mai messo? Perché alla parrucchiera soldati? Dice, no, mettili 10. Allora lui mi ha detto, ma perché, scusa, perché merda? Era il rappresentante di quei prodotti che stavano testando, non dico la marca, ma molto famosa. E io gli ho detto, dico perché sento che mi dà fastidio, ma come ha fatto a riconoscerlo? Dico, perché sento che è inquinante per i miei capelli. E allora lui ha detto, ma come? Allora io gli ho fatto questo esperimento, e lui non ci credeva che andasse via senza, e mi ha detto la frase, ma questi prodotti sono incredibili, sono da combattere, questo ho usato. E ho detto, bello stronzo, dico, invece di dire, cavolo, divento rappresentante di questi prodotti che sono fantastici, tu li combatti. Certo, com'è? È un concorrente, no? Per quanto piccolo rispetto a invece un'altra cosa, una volta io ho incontrato uno che faceva faceva un importante motivatore, di quelli che insegnano a vendere. E allora lui mi ha detto, io dice, ma come mai tu sei così giovane, eccetera, hai una pelle? Guarda, io uso i prodotti del vicino, dice, non parlarmi di quei prodotti. Dice, perché? Dice, perché sono specializzato in estetiste. E io la prima regola che dico, se entrate in un negozio di estetica e trovate i prodotti BC, uscite perché non gli vendete niente. Questo mi disse. Quindi, allora, senti, possiamo togliere qui? Sì. Secondo te c'è una... No, è ancora abbastanza forte. C'è dell'acqua che vediamo. Provo a togliere. Altro bagno così, pertanto togliamolo. Cioè, ecco, forse vi ricordate com'era tutta infiammata questa mia mano? Adesso è un po' marrone però. No, ancora un po' marrone, però vedi, è diventata bianca. Poi la pelle è molto liscia. Vedi? Questo è l'effetto della famosa Terre de Soie. Guarda, adesso lascia stare il punto in cui c'era ancora questa infiammazione, eccetera, ma guarda come è diventata bianca dall'altra parte. Poi se la lasci una mezz'oretta più sul viso, l'effetto è notevolissimo. Il viso diventa molto più bianco. Sì, sì. Ok. Allora, poi dopo abbiamo Duchess, cos'è? Duchess è uno shampoo delicato, sì. È uno shampoo baby, diciamo così, perché non ha allergeni, è delicatissimo, i tensi attivi sono delicatissimi, chiaramente ha un potere detergente più basso di questo shampoo qui, perché è fatto o per appunto i neonati oppure per chi si lava i capelli molto frequentemente, quindi non ha bisogno di togliere poi tutta questa sporcizia, esatto, diciamo così. E questo, diciamo, è uno shampoo delicatissimo ed è profumato solo con la lavanda naturale, questo. Bene. Style Control? Style Control è un gel per capelli, un fissatore per capelli. Quello che uso io, questo. Cioè, praticamente tu hai detto che lo fai per te. Sì, lo faccio per te. Perché no, nessuno... Non lo compra nessuno. è un mercato che è troppo diciamo, gestito dalle multinazionali, quello dei fissatori per capelli. Quindi c'è una pubblicità a martello ovunque tu vada. Quindi le marche che si comprano sono sempre quelli, tutti comprano le stesse. Questa è veramente una cosa per romantici. per salutisti. Esatto. Ecco, quindi tu continuerai la produzione solo per me, più o meno, sì. Poi dopo abbiamo
Vabbè, il sapone vegetale. Il sapone vegetale, qui c'è la saponettina piccolina, questa è quella grande, sono la stessa cosa, due confezioni diverse. Sapone vegetale, il Synergy SC. Le Synergy SC l'abbiamo già visto, quella è un'altra confezione, deodorante. Questo io mi ricordo quando venne fatto, sai perché? Perché c'era tutta la linea di prodotti e mancava il deodorante. E io dissi, e Bruno mi dice, ma è praticamente impossibile perché bisognerebbe usare l'alcol. Infatti questo non ce l'ha. Esatto. Finalmente un giorno sono riuscito a farlo senza alcol. Esatto. Che è questo è, sì, è una crema liquida fondamentalmente. Se io la apro sembra una crema, è una crema liquida, sì, che viene erogata con uno spray senza pressurizzazione a mano, spray, una pompa manuale. E senti che profumo. No, ma lo so, me lo devi dire con me. Cioè, questo è un deodorante. Funziona in modo naturale, nel senso che, ovviamente, diciamo, normalmente i deodoranti funzionano da antitraspiranti, cioè ti bloccano la sudorazione, contengono delle sostanze, dei sali d'alluminio, che ti bloccano le ghiandole sudoripere, quindi tu non sudi più e quindi ovviamente non puzzi. Questo però fa malissimo, obiettivamente fa malissimo alla salute, perché le ghiandole sudorifere ci sono perché devono fare il loro lavoro. Esatto. Quindi se tu usi questi deodoranti antitraspiranti continuamente, alla fine ti trovi dei gangli infatti sotto le ascelle grossi come dei pompelmi, e non fa per niente bene alla salute. Questo invece non ti impedisce la sudorazione. Ma il punto è che il nostro sudore non puzza di suo, puzza perché viene trasformato dai batteri che vivono sulla nostra pelle e dall'ossigeno dell'aria. Quindi noi non impediamo la sudorazione che serve, impediamo che il sudore si trasformi in qualcosa di maleodorante, con un'azione antibatterica e un'azione antiossidante, quindi a base di sostanze naturali antibatteriche come il farnesolo e sostanze antiossidanti come la vitamina E, che hanno anche il vantaggio di darti un effetto rinfrescante e lenitivo sotto la scena, quindi non solo non ti irritano, ma ti danno anche sollievo e freschezza. Ok. Shampoo e doccia è un insieme di shampoo e doccia, perché uno che fa i viaggi, sì, che non vuole prendere, esatto, lo shampoo e il bagno doccia. E il bagno doccia, che è qua. Ecco, che è quello lì, esatto, bagno doccia. Bagno doccia. Esatto. L'idrobagno? L'idrobagno sono oli essenziali che si versano sono nati per l'idromassaggio, questa, sì, è la loro... Però uno le può versare dentro, sì, la vasca, se uno, sì, fa la vasca. Anche nella vasca normale, oppure anche semplicemente in una spugna, uno se lo dà sul corpo, sotto la doccia, dà una freschezza incredibile, soprattutto d'estate, hanno un effetto rinfrescante straordinario, cioè per la calura estiva. È un uso che se ne può fare, ma il loro scopo principale è quello di essere dermopurificanti e rilassanti, quindi se uno li mette nella vasca idromassaggio diventa una cosa meravigliosa. Ok, lasciale lì in te. Detergente intimo, femminile. Femminile, ma anche maschile. È un detergente intimo, sia maschile che femminile. Ah, sì? Sì. Ah, io credo fosse solo femminile. No, no, può essere usato sia dagli uomini che dalle donne. Ci sono lievi differenze di pH tra uomo e donna, però questo è... La differenza tra questo e quelli chimici è che questo è naturale. La differenza fondamentalmente è questa, ed è anche privo di conservanti. Nonostante questo, ha un potere antibatterico migliore di quelli con i conservanti. Abbiamo fatto test a confronto di tutti i detergenti intimi comprati in farmacia, anche quelli farmaceutici. Questo ha un'attività antibatterica addirittura superiore, ma è selettiva, non stermina qualsiasi batterio. Stermina o produce batteri che possono essere cause di infiammazioni, tipo la candida, che è un fungo in realtà, non un batterio. Ed è senza conservanti e senza allergeni. Di conseguenza, per chi è molto sensibile... Queste sono salviette multiuso detergenti. Non sapevo ci fossero. Sono salviette che si possono usare per un po' tenere tutto. In macchina? Per tenere in macchina, perfino per struccarsi, se uno dorme fuori, una dorme fuori casa, se vuole struccare la sera, può usarle per struccarsi. Si possono utilizzare anche per le mamme, per l'igiene del neonato, per il cambio del pannolino, ad esempio. Hanno un uso vario, sono antibatteriche e... Anche queste non richiedono risciacquo, non appiccicano, a differenza di tutte le salviette che uno trova normalmente anche in autostrada, uno poi ha bisogno, si sente le mani appiccicate per delle ore, queste non appiccicano, non lasciano nessun senso di... Sì. Senti, non trovo la... Ah, ecco qua, la lozione ortodermica invece è l'altro struccante, o quello
più che struccante, diciamo. È un dermo purificante. Chiamarlo struccante è un po' riduttivo, però l'uso più comune che se ne fa è per le donne per struccarsi, però in realtà è un dermo purificante. Questo andrebbe utilizzato con un batuffolo di cotone sulla pelle prima di fare un altro trattamento, perché è la pulizia. Oppure e l'apertura. Oppure alla sera, diciamo, prima di andare a letto, poi ti pulisci letto, la pelle, esatto, dall'inquinamento del giornato. Esatto. E non hai bisogno di risciacquarlo, puoi risciacquarlo se vuoi, ma non è indispensabile. Ma io invece lo uso nelle mani e poi dopo mi lavo, sì. Mi lavo il viso con quello lì e sì, poi sì, dopo... Sì. Lo puoi fare... Quindi alla sera poi tu cosa fai? Diciamo, beh, diciamo, normalmente uno dopo si mette la Golden, la Golden, ad esempio, Golden, sì, che è la mia preferita, che abbiamo visto prima, mentre la facevano. La Golden, aprila, la Golden è qualcosa di strepitoso. Pare che ha un profumo che è pazzesco. Ha un profumo pazzesco perché ha una marea di oli essenziali. Cioè? Sento il profumo. No, ma non me l'avevo sentito il profumo. Si può annusare. Se ci fosse vero un codifica elettronica annusare, del profumo. Guarda. Si può, ma annusare. Perché cosa c'è qui dentro? Perché cosa c'è? Serve a rilassare la pelle per la notte, serve a togliere le rughe. Cosa fa? È una crema antirughe, quindi è una crema anti-age. Ovviamente non fa solo quello, ha un sacco di oli essenziali che aiutano la rigenerazione della pelle, aiutano il drenaggio dei liquidi, quello che vi dicevamo prima per le gambe gonfie, questo lo fa per le borse sotto agli occhi, i gonfiori del viso, ha un'azione dermoigienica, quindi aiuta l'igiene della pelle, ma ha anche degli oli essenziali che hanno un effetto rilassante, quindi uno li assorbe attraverso la pelle o li inala e ti rasserenano, ti danno una maggior fiducia in te stesso, è un'azione sul sistema nervoso centrale, antidepressiva, rilassante. Allora, cioè, è chiaro che uno, sai, la gente pensa subito male, eccetera, e pensa, dice, Redroni sta facendo una marchetta col cazzo, visto che parli così. Cioè, io sto semplicemente facendo una pubblicità progresso, nel senso sto informando su prodotti che uso dal 1990, di cui non posso fare a meno. È come quando dico, smettete di mangiare carne, latte e latticini perché sono dannosi alla salute, così dico, questi prodotti sono pazzeschi e sono incredibili. Tecne cos'è? Il Tecne è uno shampoo, un altro shampoo. Perché cosa di lunga durata? Perché c'è scritto lunga durata? Lunga durata perché, diciamo, è uno shampoo, come dice il nome stesso, ad uso tecnico, quindi sarebbe pensato per, ad esempio, l'uso professionale del parrucchiere. È uno shampoo che ti lascia il capello pulito a lungo, quindi ha un'azione detergente forte, certo, non eccessivamente forte, perché se sgrassi troppo il capello c'è un effetto di rimbalzo, la tua pelle comincia a iperprodurre sebo perché l'hai sgrassata troppo, quindi ci vuole il giusto equilibrio. Se vogliamo che la pelle rimanga pulita a lungo, ci vuole il giusto dosaggio di potere tensioattivo. Questa è una signora barba. Molto sai facile. Che non sapevo ci fosse? È una signora barba fondamentalmente di tipo classico. Diciamo, sì. Sai che adesso spesso si usano tensioattivi che non sono più il vecchio sapone da barba. Il vecchio sapone da barba era fatto alla saponificazione degli oli vegetali. Adesso usano tutti i tensioattivi sintetici perché vanno di moda così, poi fanno effetti fighi quando li metti sulla pelle, forse costano anche meno. Questi sono invece ottenuti dall'olio, dalla saponificazione dell'olio di palma, come si faceva alla vecchia, e però ha il vantaggio che contiene la stessa concentrazione di principi attivi del succo di aloe fresco, quindi è come se fosse formulata in aloe al 100%. In realtà usiamo un estratto che è concentratissimo, per cui dentro riporta gli stessi principi attivi del succo di aloe fresco. Questo ha un forte potere lenitivo, quindi già di suo questa, quando ti radi con questa, hai la pelle fresca e quasi non necessiteresti del dopobarba. Non lo dico perché abbiamo la Velvet, però in effetti... Sì, no, ma la cosa straordinaria è questa, poi bisogna dire che se tu, ad esempio, non hai niente e ti fai una ferita, io mi posso mettere anche, mi sono messo anche la pasta dentifrice, quindi avevo con me il dentifricio. Beh, e il dentifricio mi ha disinfettato. Beh, il dentifricio è un disinfettante, perché tu in bocca ovviamente hai un sacco di batteri, sì, ma per il dire, suo scopo è quello di tenerti sì, l'igiene della tu, bocca. Ad esempio io faccio una roba che lo faccio io, è un abuso, dov'è lo Strongful? Dopo arriveremo allo Strongful, qui lo Strongful, io me lo sono spruzzato in gola. Sì, anche io tante volte, anche tu. Di oli essenziali, certo. E questo in teoria è una cosa sportiva. Non lo devi fare, ovviamente. Beh, è un cosmetico scritto per uso esterno. Ho capito, ma io e perché lo uso interno? Perché sbagli, non lo devi fare. E perché tu lo fai? Perché io lo sbagli. O perché sai cosa hai fatto? Esatto.
Esatto. Visto che lo fai, saprai con cosa è fatto. Sì, esatto. Quindi c'è scritto uso esterno, però io lo uso anche a volte, se ho mal di gola, faccio di queste perversioni, chiamiamole perversioni. La linea solare. La linea solare. Manca l'appello. Ah, no, ne mancano l'appello, manca l'appello. Cos'è? Olio VF14. Ah, questo anche, questo è solo professionale, per questo non lo conosco. Lo vendiamo solo alle estetiste. Ah. Non si può comprare per il... È un olio da massaggio, fondamentalmente. È un olio base che si può utilizzare per il massaggio. Sì. Quindi è utilizzato come base sul quale puoi applicare gli oli essenziali. E questo è il fango green? Questo fango, il Joe Green, è un fango, è simile alla Terre des Soies, diciamo, però è fatto per fare impacchi su tutto il corpo. Quindi il vero fango che uno fa alle terme, tanto per dare un'idea, basato però sugli stessi principi attivi della Terre des Soies, su, diciamo, su quel limo dei laghi norvegesi che dicevo prima. È meno intenso, è meno intenso, più esteso. Esatto. Meno intenso e ha dentro del caolino sostanze assorbenti che sono dermopurificanti, quindi creano un fango base che tu puoi anche mescolare con altri trattamenti, ad esempio con il gel, il gel DR. Anziché mescolarlo con la pasta idrosa per fare ad esempio un impacco in un urto, lo puoi fare invece trattamenti anticellulite o tonificanti per la pelle, cosmetici, utilizzando la mescolanza di questo e questo qua. Ok. Luce? La Luce è una crema viso. Questa è la vecchia confezione. Esatto. Questa è una crema viso da giorno, come dice il nome stesso, Luce. Luce e vitamina E. È una crema a base di vitamina E che ti dà la mattina, che ha un filtro solare naturale, che è il gamma orizzanol estratto dal riso, che ti dà una protezione solare ovviamente bassa, non come una crema da utilizzare in spiaggia, però per l'irraggiamento che tu ricevi normalmente durante le ore del giorno, che comunque ha un effetto sulla pelle anche se tu non te ne rendi conto e causa un po' alla volta fotoinvecchiamento, quindi proteggendoti da questo irraggiamento continuo mantieni la pelle più giovane. È una crema molto più delicata rispetto alla Golden Cream, per dire, quindi questa è più adatta a pelli giovani, o come crema da giorno questo è più un trattamento rigenerante per la pelle. Okay. Liquido sanitizzante è un liquido detergente con la lozione ortodermica. La differenza è che questo ha un fortissimo potere antibatterico, diciamo, questo è molto più attivo per rimuovere sporco ostinato, cioè con questo tu puoi rimuovere pennarello indelebile, cose allucinanti, è vero. Utilizzato come struccante, mentre questo è più per i batteri, diciamo, sono due diversi tipi di sporco. Allora, no, adesso che mi fai venire in mente, io ho usato la lozione ortodermica perché ci fu un artista che venne... Con questo fai delle cose, cancelli qualsiasi cosa. No, con questo. E lui pitturava con le vernici, dopodiché aveva la mano tutta... Allora lui aveva, sai quelle... paste abrasive. Sì, terrificanti, quelle da meccanico. Da meccanico. E lui cominciava e sfregava, diventava tutto rosso. E dico, fermati un attimo. Ho preso, dice, ma cosa vuoi che faccio con lì? Qui c'è bisogno tutte le volte un massacro. Gli ho dato quello lì e è andato via subito. Sì, questo toglie anche il make-up indelebile. Anche la penna dermica, quella che usano i dermatologi per fare la chirurgia, per segnare i punti della chirurgia. Cancella qualsiasi cosa questa, la pelle. Fantastico. Prodotti bambini, cosa sono questi qui? Sono nuovi. Prodotti bambini. Nettare, crema cool. Uno l'hai già visto, che è il Douce Essai, in realtà. La Douce Essai, sì. E questo fa parte della sua famiglia. Il Nettare è un detergente in crema, però. È un po' tipo la lozione ortodermica, però non è un liquido, è in crema. Una crema liquida che uno può utilizzare per detergere la pelle del bambino, ad esempio nel cambio di pannolino. Il vantaggio è che è una crema, quindi funziona da crema idratante vero e proprio, quindi un prodotto solo, pulisci e rimane idratato, non devi risciacquare, perfetto. Si può usare anche per struccarsi questo, se uno vuole. La crema Q, invece, è la classica crema, come dice Q il nome stesso, la classica crema da pannolino, è la crema a base di ossido di zinco, che si può utilizzare nelle irritazioni della zona del pannolino, quindi per i neonati, per il cambio del pannolino dei neonati. Un'alternativa alla FIS, non credo. Sì, esattamente. Questa però è piena di estratti vegetali, oltre ad avere l'ossido di zinco, come la FIS, è piena di estratti vegetali che sono calmanti, lenitivi, quindi aiutano il bambino a star bene. E oltretutto tutta la linea per i bambini è priva di allergeni, per cui insomma, che meraviglia. Tra l'altro, questa si riesce a spalmare fino a farla sparire. Anche questa? Sì. Non lo fai mai con una pasta all'ossido di zinco, per cui ne ho messo un bel po'.
però riesci a farla assorbire completamente. Che con le altre invece la devi pulire. Sì, col cavolo, ti rimane una verniciata sulla mano, non la togli più. Invece questa la fai sparire completamente, guarda che roba. Ci vuole un po' di pazienza perché ovviamente... Pazzesco. Pazzesco. Poi c'è l'inoderma. L'inoderma è una crema che è stata studiata per l'atopia. Adesso questa è una cosa che non... La dermatite atopica è una malattia, quindi non si potrebbe dire questa crema è per la dermatite atopica, ma di fatto non ci sono farmaci per trattare la dermatite atopica, non ci sono, l'unica è il cortisone che funziona così così. E quindi in realtà anche i dermatologi cercano delle soluzioni alternative ai farmaci perché non ce ne sono. E quindi uno dei trattamenti che si può fare è attraverso formulazioni, diciamo così, classificate come cosmetiche, che ti vanno a riequilibrare la pelle da quelli che sono gli squilibri che si sviluppano nell'atopia. L'atopia è un'affezione della pelle dove tu hai irritazione continua, prurito, secchezza, è un eritema, diciamo, ed è spesso associata a un'alterazione degli acidi grassi all'interno della pelle. Non spesso, è sempre associata a un'alterazione degli acidi grassi. Questa va a riequilibrare quegli acidi grassi. A base di oli vegetali che hanno un alto contenuto in omega 3 e omega 6 in una forma altamente biodisponibile, che diciamo vengono lavorati qui per renderli altamente biodisponibili e rapidamente assorbiti, e ti vanno a riequilibrare, diciamo, gli acidi grassi che tu dovresti avere nella pelle. Questa l'abbiamo testata su infiammazioni prodotte artificialmente sulla pelle rispetto al cortisone farmaceutico, funziona meglio. Meglio. Meglio, cioè le piante battono la chimica, sì, farmaceutica. Esatto. Okay. E non solo, ma le abbiamo testate anche rispetto ad altri farmaci, tipo il Voltaren, tutti gli antinfiammatori. Ma perché tra i bambini, tra quella dei bambini, questa non è? Perché i bambini neonati spesso soffrono di dermatite atopica. Poi in realtà non è che sia esclusiva per i bambini, certo, cioè chiunque... Forse tra i bambini, me l'ha messa però, non è tra, no, io la non uso. È per, non è per i bambini, è un balsamo per i capelli, l'ho ecco. Messa nel posto sbagliato. È un balsamo per i capelli. È un balsamo per i capelli per tutti, sì. È il classico, okay, balsamo rigenerante e districante per i capelli. Prodotti solari. Oh. Allora, qui al di là delle protezioni, sì, cioè 30, 15... 15, 50 più, sì, 50 più, che vuol dire oltre i 60, veramente. Ah, oltre i 60. Un po' criptica che ha voluto il Colipa. Sì. Questa è la nuova nomenclatura, la nuova nomenclatura internazionale, dovrebbe valere un po' dappertutto. In realtà vale in Europa, gli altri paesi saranno simili. Allora, Wilsonet invece è fatto di. Ce ne sono due di Wilsonet. Sì, uno è in bustine e l'altro è in flacone, è lo stesso prodotto. Ah. Una in bustine, monodose, ah, e l'altro è in flaconi. Cioè, diciamo, questo può servire per chi, ad esempio, vuol farsi una lampada, quindi si porta solamente la bustina, oppure va in spiaggia e si porta solo la bustina senza avere dietro il... Sì, quello però non protegge dai raggi del sole. Non protegge dai raggi del sole, non ha filtri, questo è 100% naturale, diciamo, è a base di vitamina E, natura pura. Okay. È una spalmata di vitamina E pura questa, praticamente, con oli vegetali che fanno da contorno, detta proprio... Ha un effetto sulla pelle straordinario. In effetti è un trattamento anti-age, cioè questo, diciamo, normalmente l'esposizione al sole provoca un forte invecchiamento della pelle, la pelle invecchia rapidissimamente, pensate alla pelle dei marinai. Ecco, questo è il contrario, è un olio solare che uno può usare per abbronzarsi e diminuisce le rughe, dimostrato, in 3 settimane di trattamento si diminuiscono le rughe notevolmente al di là del sole, quindi uno può abbinare queste cose. Ma se uno non è preoccupato dalle rughe, questo ha comunque un effetto lenitivo sulla pelle, aiuta la pelle a difendersi dai danni provocati dal sole e anche dai danni provocati dai filtri solari, perché il problema è che i filtri solari spesso si distruggono col sole e i frammenti che si formano sono radicali e attaccano la pelle. Allora veniamo a questi qui, queste protezioni con i vari numeri che vanno 30, 50 più... 15 o 6, lì c'hai i due estremi, 6 e 50. 50. Ecco, allora, quando uscirono questi prodotti, sì, Bruno mi raccontò proprio questo fatto che i solari normali sono incapsulati dentro cose che si spezzano e questa roba che è dannosa alla pelle va a contatto con la pelle. Sì.
Qui invece c'è un principio di modo che siamo quasi che siano isolati queste cose. Questo è ancora oltre, questo qui è quello che dici tu, era la vecchia linea solare, questa, questa è venuta fuori dopo. Ah, siamo andati oltre. Siamo andati oltre, sì. Allora, nella 6 non ci sono proprio filtri solari, sono solo filtri naturali. Va bene. Quindi la protezione è ottenuta solamente con filtri naturali, quindi il problema qua non si pone, sono solo filtri fisici nella 6. La 50 più è una combinazione di filtri fisici e filtri chimici di ultimissima generazione, sono molecole che sono appena state sviluppate e sono totalmente fotostabili, quindi non si distruggono con la radiazione solare. Questo ha due vantaggi. Primo, non cambia il fattore di protezione. Uno dei, anche dei problemi è che la gente si mette magari la cremetta la mattina, poi dopo 5 ore pensa di essere ancora protetto, ma non lo è più. Perché il filtro solare è stato danneggiato dalla radiazione solare, quindi il tuo fattore di protezione diminuisce col tempo mentre sei lì. Per non parlare del fatto che uno va a fare il bagno, si rotola nella sabbia, eccetera, eccetera. Ma il danno comunque sul filtro solare c'è anche se stai fermo, immobile. Questo può fare danni alla pelle e quindi ovviamente andrebbe incapsulato se si rompe. Qui abbiamo fatto una cosa diversa, abbiamo messo un filtro che non si decompone, per cui non perdi protezione e non hai nessun danno alla pelle. Per di più, sono pienissimi di antiossidanti, quindi eventuali radicali liberi, anche provocati direttamente dal sole, vengono bloccati dagli antiossidanti. Allora, io avevo i capelli rossi, adesso ormai sono un po' più... Avevo i capelli rossi, pelle bianchissima, quindi io tutte le volte che mi esponevo al sole diventavo rosso, certo, viola e mi spellavo. Cioè, è il tipo di melanina che hai tu. Hai, esatto, il tipo di melanina, non diventavo mai nero, ok. Poi ho cominciato a usare questi prodotti quando ho incontrato la BC nel 90, eccetera. Nel giro di 2 o 3 anni io ho smesso di bruciarmi, anche se non li usavo. Cioè mi hanno come guarito la pelle. È una cosa strana da dire, però è successo così. Cioè io oggi non mi ustiono più, anche se a volte non li usi. Tu stimoli la difesa naturale della pelle, che è una pigmentazione utilizzando l'eumelanina, che è la melanina scura. Cosa che chi ha i capelli rossi e la pelle bianca generalmente non ha, cioè, hanno l'altro tipo di melanina, che è la feomelanina, che è rossa, è il motivo del rosso, e generalmente non funziona da filtro solare, quindi non protegge la pelle dai radicali del sole, perché la melanina è un filtro solare naturale, è la nostra difesa. Certo. Questo ha degli stimolanti naturali della produzione di melanina buona, la eumelanina, che quindi ti crea una protezione naturale. È chiaro che a seconda del tipo di pelle questa protezione può essere maggiore ma o minore. Ma col tempo può darsi che questi prodotti mi abbiano aiutato. Ti aiutano ad avere perché una protezione. Io adesso sono adesso ti abbronzi un po'. Esatto. Esatto, perché mi abbronzo un po', cosa che non era mai successa. Esatto, un po' alla volta si sviluppa la capacità di produrre un po' di eumelanina. Esatto. Poi dopo c'è il doposole. Il doposole. Fluido doposole, che questa serve per quelli che comunque la prima volta si bruciano un po'. Beh, serve per tutti, perché esatto, dopo l'esposizione al sole e dopo una giornata al mare comunque la pelle è disidratata, c'è poco da fare. Quindi la doposole innanzitutto serve per riidratare la pelle, riequilibrarla, dargli elasticità, altrimenti perderebbe di tono ed elasticità. Se ti sei bruciato ti aiuta anche come lenitivo, cioè è un forte potere lenitivo rinfrescante, per cui ti calma il bruciore e ti aiuta anche in realtà ad abbronzarti, anche se viene messa dopo il sole. In realtà lo sviluppo della melanina non avviene mentre sei al sole, viene dopo, nelle 24-32 ore successive. Oh, okay. di conseguenza aiuta il processo di abbronzatura, evitando l'esfoliazione. Cioè tu cominci a spellarti, a squamarti, ovviamente non ti abbronzerai mai, perché man mano che la pelle si secca perdi, diciamo. Siamo arrivati alla fine, però tra tutti questi prodotti sì, ce n'è uno che non è in commercio, che è nascosto qui dietro. Esatto, apposta l'avevo nascosto. questo si chiama dentifrigola. Allora, io conosco la storia di questo prodotto e come è nato. Morandi aveva 8 concerti da fare a Bologna, mi ha chiamato la mattina e mi ha detto, dovevamo anche riprenderli, mi ha detto, non ho voce, devo cancellare tutti i concerti, eccetera. E ho detto, ma hai provato di andare a Engel con i prodotti di BC? Addio, una vita che canto! Vuoi che non sappia? Vacci! Venne, fu messo sotto massaggio tutto il giorno e gli fu fatto questo affare apposta per la voce. Allora, quelle sono gli essenziali. Aspetta, dopo mi dirai con cosa è fatta. Ti racconto la storia prima. La sera lui non solo ha cantato,
non solo ha cantato tutte quelle 8 date che lui voleva cancellare, ma la sera, quella sera abbiamo ripreso ed è diventato il suo concerto sotto la tenda che è andato in onda ed è andato in un VHS allora. Da allora di questo prodotto, a parte me, ne usufruiscono, che ne so, Alexia, che a Sanremo ha vinto Sanremo, e la Zanicchi mi ha detto: ma mi ha dato una roba, non avevo voce, ho recuperato la voce. L'ultimo, diciamo, ad impazzire per questo programma è stato Jack Savoretti, questo cantante inglese di origini italiane che è venuto da me, non aveva voce, gli ho detto: beh, senti, prova questo. Lui impazzito mi ha chiesto se glielo potevo dare, io gliel'ho dato. È tornato da me, al Barone Rosso, e mi ha avvisato: ma si può avere, riesci a procurarmi quel prodotto? E io ve l'ho chiesto e ne avete fatto uno, e lui, c'ho proprio anche la registrazione perché glielo do in diretta, in cui gli do questo prodotto in diretta. Tu mi hai portato il disco? Sì, questo è per te. As you promised. Sì. And as I promised you, I have something for you. What do you have for me? Don't you remember what you asked? I do remember what I asked. I'd be impressed if you found it. No, perché l'altra volta che è venuto io uso questi prodotti. Questi prodotti. This is the best news ever. Questi prodotti essenziali BC e fanno. These are the normal products. No, 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 not the normal product. I want your magic stuff. This stuff. We should sell this. We can be like sponsorship. No, it's not on sale. It's not on the market. Stuff you is can amazing. Buy it. Me? Yes. They probably yes. think we're taking drugs. Yeah, no. Sono oli essenziali, infatti. Sono squisiti. Dalla BC che. Sì, ma tanto non. Tanto chi non... li fa? No. Si sì, può ma... trovare a 00. Non si possono. Questo... Ma dov'è che li trovi? Io vado. No, vai. Sono oli essenziali purissimi, hai capito? Che fa la BC, vedi? These are the normal products. It's all done by herbs. You smell. If you smell, for example, this is for. This if you smell. I'm gonna do moisturizing now. This is like turning into a, oh my god, this is good stuff. Sorry, we're turning into a beauty. Just gonna moisturize. Ma siccome è arrivato che è distrutto. Ora mi sento meglio. Ora sono più felice. I'm ready for my clothes. This is fantastic. This is for you. God, that smells amazing. I know. That really smells amazing. Only on a web show in Italy can I come here and moisturize. Yeah, no, but this is not on sale. Questo non è in vendita. This is what's done. I tell you the story about this one. Con Gianni Morandi. Yeah, you remember you were telling me this. Andavamo in un luogo dove c'erano questi prodotti di oli essenziali. Sì. E lui una mattina doveva fare 8 concerti a Bologna e mi ha chiamato e ha detto: oh, no, no, cioè, devo cancellare tutto. So come e si sente. Sai come si sente? E io gli ho detto: scusa, ma vai lì alla BC che ti fanno. Sono andato là, gli hanno fatto il massaggio e gli hanno preparato questo appositamente per la voce. È incredibile. E lui ha fatto, aspetta, lui ha fatto gli 8 concerti, ma la prima sera l'abbiamo registrato ed è andato in onda in TV con questo qui. No, mi ricordo, sai che è da 2 anni, quando è che ero qua? Un anno fa o 2 anni sì, fa? Sì, un anno fa. Wow, sembra tanto successo in un anno. Non successo, like, tante cose tante sono successe. Sì, eh. Però wow, mi ricordo quando mi è arrivato la prima volta, perché fa impressione, la prima volta che lo spruzzi ti dà una bella botta. Sì. È incredibile, dentifrigola. Sì, ma non è, è una roba proprio fatta specialmente. Grazie mille, non sai quanto ci tengo ad avere questo spray, perché ci sono delle sere dove... tante, quasi tutte le sere dove io perdo la voce, quindi penso sempre a questo spray. Però, è durato un bel po' l'altro. Sì, però lo devi aiutare con l'alimentazione. Sì, lo so, non iniziare anche tu. Jack. Mentre faccio un sorso di birra. Cioè, perfetto, guarda, oli essenziali e birra. È mix perfect mix for you. Per un po' di balance allora, la vita. No. Cosa c'è? Non c'è niente di magico, ci sono gli oli essenziali. Cosa c'è? Ci sono gli oli essenziali che sono dentro la SA, più gli oli essenziali che sono dentro il dentifricio, per questo si chiama dentifrigola. Dentifrigola. Ah. È una miscela di oli essenziali del dentifricio e dell'SA, quindi in realtà uno usando questi due prodotti ha gli stessi ingredienti che sono qua dentro. Questo è solo comodo perché te lo spruzzi direttamente in gola. Ma perché non lo commercializzate? Perché uno spray per la gola non è un prodotto cosmetico, fondamentalmente non è un prodotto cosmetico, quindi è un po' fuori, cioè noi siamo un'azienda di prodotti cosmetici, non possiamo fare
Allora, oggi abbiamo appreso che la BEC è un'azienda di prodotti cosmetici. Sì, esatto. Quindi noi abbiamo parlato, sbagliando, soprattutto io, di fatto che questi prodotti servono anche per la salute, ma non è vero, vero? No, non è vero. Possono servire, ma possono servire, ma non è vero. Cosmetici. Sono prodotti cosmetici. Ok. BEC. Grazie Luca. Prego, un piacere. Mamma mia, quanta roba. Il fatto che c'è un problema, che creano dipendenza. Tutte le cose buone creano dipendenza, così. No, anche quelle cattive. Beh, anche il fumo. Masochista, sì. Anche il fumo, anche i dolci, esatto. Anche l'alcol, anche la droga. Questa è una dipendenza positiva, perché è la natura quella che ti fa star bene.